dot com. dot com. ci qua ciao a tutti ciao dal MAUI partiamo un attimino prima delle 18.30 perché di fatto voglio rispondere a qualche domanda vedo che bene o male sono sempre le stesse lascio qui una direttina con le domande inerenti al corso oggi è l'ultimo giorno di lancio vi siete iscritti veramente in tanti le domande sono simili quindi le prendo nel piccolo tanto non dovrebbe vedersi il l'autore della domanda, poi non lo cito comunque, è solo per rispondere a quello che sono i dubbi, poi andremo ad analizzare un pochettino quello che sono le luci, i bank che mi hanno permesso di eh, realizzare alcune delle foto. Qui vedete solo quelle moderate perché sulla diretta Facebook posso farvi vedere solo queste, però sono tutte realizzate con i bank da studio che andiamo dopo a vedere. Vi faccio vedere anche vi condivido dei documenti in diretta che sono quelli di supporto che lascio ai ragazzi alle persone che hanno partecipato ai miei corsi in, in studio ok? quindi è una direttina interessante se avete domande io questa volta le leggo ovviamente per chi vede poi siete molti di più di quelli che vedete la diretta registrata quindi non più in diretta rispetto a, a chi la vede in diretta e ovviamente non, non, è, in, non è in diretta sembra eh, banale dirlo però ho visto che a volte le domande arrivano anche sul registrato perché Facebook credo che la proponga facendo credere, facendo credere che è una diretta, ok? Quindi se sono le 18.27 del giorno 1804 2020 allora stai guardando la diretta, altrimenti è registrata, ok? Io in ogni caso vado avanti, ti spiego un pochettino quello che riguarda le luci da studio. Allora, intanto che aspettiamo che, che la gente si sintonizzi, andiamo un attimino a vedere due, o tre cose delle, delle conversazioni, ok? Parto dalle ultime e vado in giù. Qui eh, cito solo il nome. Alfonso mi chiede: Vorrei conoscere il prezzo totale del corso? Inoltre le lezioni possono essere registrate. Non so bene cosa tu intenda, Alfonso, però il prezzo totale del corso oggi in offerta doveva essere 19 euro. Invece lo lascio a 9,99 euro. Un corso di 18 ore, quindi di fatto va a, a, a regime a alla cifra di 347 euro quindi direi che è più che regalato ok? e le lezioni sono già registrate quindi di fatto le hai tutte disponibili per, per essere fruite direttamente e quante volte vuoi poi abbiamo Massimiliano che mi dice vorrei sapere se è lo stesso corso di Udemy sì è lo stesso però qui è più aggiornato ci sono file a qualità video a qualità maggiore perché sono stati da Vimeo Mimeo ha una qualità video incredibilmente superiore rispetto a Udemy, oltretutto ci sono contenuti extra, eh, molti contenuti extra in più attualmente, io anche su Udemy, anche a chi l'ha preso lì, sto aggiungendo, però dipende da loro, non so, ad oggi guardavo, stamattina non erano ancora stati aggiunti i contenuti, però eh, se l'hai comprato di là ce l'hai in omaggio di qua, ok? quando poi sarà completo anche di là sarà in omaggio attualmente, attualmente vedi tu puoi prenderlo direttamente da qua oppure attendere poi abbiamo un'altra domanda che mi dice una domanda il corso lo posso seguire in unari e giorni che preferisco non è una diretta web allora no non è una diretta web questa è una diretta web ciao Michele Trincio Trinciarelli sono le 18.30 yep puntualissimo ciao Francesco Spider Ciccio eh, tra poco inizio rispondo un attimino intanto che attendiamo che si colleghino se c'è ancora altre persone che si vogliono collegare io rispondo a qualche domanda di quelle arrivate che magari sono buone per tutte quindi gli orari non ci sono orari a cui ti puoi collegare al corso puoi collegarti veramente quando, quando ti pare piace e non scade ok questa è una domanda che mi fate in tanti poi eh, chiedo il prezzo a quello finito, il corso completo è a vita, ci sono spese aggiuntive, nessuna spesa aggiuntiva caro Aldo perché per esempio chi si è iscritto al corso quando era 9 ore adesso si trova gratis altre 8, 8 ore in più, 10-9 ore, 9-8 mamma mia sono fuso oggi, Sono stato un attimino fuori dal sole a leggere mi sono <ride> rimbambito più del solito, eh, grazie Grazie Francesco, sono contento che ti sia, che ti piaccia il corso, buonasera Valentino, tra poco iniziamo, quindi dicevo Aldo nessuna spesa aggiuntiva, anzi se vengono aggiunti dei contenuti vedrai che vengono, uh, vengono dati gratuitamente per quel corso lì, questo addirittura è veramente un corso in più, poi qui abbiamo Monica che chiede, uh, un po', Sarei interessato al corso visto che 9,99€ per sapere se il prezzo è finito. Andando avanti verranno chiesti altri corsi. Di nuovo no? Quindi, stessa risposta di prima: c'è una durata per vedere le lezioni sul sito. Subito dopo, un po' di tempo, non potrò più usufruirne. Puoi avere accesso a vita. E oltretutto, oltre ad avere accesso a vita al corso, hai accesso a vita anche al portale di supporto gruppo Facebook Chiedilo al Maui. Dove puoi postare interrogativi in merito alla fotografia oppure condividere le tue foto se vuoi qualche consiglio in merito. Qui invece non c'è il nome. Vediamo un po'. Uh, stavo valutando di fare mh, questo corso come regalo a mia figlia. Volevo solo un'informazione, qualche chiarimento: il certificato di fine corso è un certificato solo di partecipazione o un certificato usabile a fini lavorativi? Ho fatto una diretta pochi giorni fa in merito a questo tipo di uh, domanda. Te la faccio breve, in pratica, credo che qualsiasi certificato di fine corso, anche solo attestato di partecipazione, non solamente ciao Alessandro, benvenuti. Prima diretta, primo corso, ciao, benvenuto, <ride> uh, pratica, tutti, tutti gli attestati certificati. Il mio tra l'altro è fatto anche benino, qualcuno se l'è stampato e se l'ha appeso e mi ha fatto piacere perché eh, se tu vai a cercare un nuovo lavoro oppure se eh, vuoi farti dare un aumento non lo so è un modo intelligente stamparlo come ho detto nella diretta qua la faccio breve i miei utenti eh, dal, dall'estero quindi gli americani sono un po' più avanti di noi perché loro vanno già ehm, a contattare direttamente gli enti che cercano eh, nuovi dipendenti vanno a contattare i, corsi, i siti di corsi di formazione perché è visto bene un allievo che si prepara Oltre al percorso tradizionale, che se l'hai fatto comunque è una cosa buona, se tua figlia insomma si, si è... Uh... Uh, ha fatto qualche studio ovviamente è una cosa buona e giusta, però dall'altra parte è visto bene l'utente che si forma autonomamente, cioè se tu dovessi assumere qualcuno, vedi qualcuno che arriva e dice io ho solo il diploma, solo, la, solo tra virgolette perché vale chiaramente tanto, però vedi una persona che si forma per i fatti suoi ed è una cosa molto molto... Uh, grazie Valentino, sono veramente contento, ti piacciono i miei corsi, è una, è una cosa molto molto valida perché uh, testimonia, è un messaggio che testimonia che questa persona... Uh, ha la volontà di crescere, di formarsi anche autonomamente. Quindi, che cosa ti sto dicendo? Secondo me ti conviene uh, stamparli tutti, anche quelli che hai fatto da altre persone, tutti i corsi che hai fatto. E quando hai un, uh, voglia di fare uno step up nella tua vita, avere uno scalino in più, o anche solamente con i tuoi clienti, i tuoi collaboratori, ti puoi fregiare di essere una persona che uh, si forma. Ok? Non è poca roba, eh? Non è poca roba. Quindi, l'attestato di partecipazione, secondo me, ha una valenza uh, effettiva ad oggi. Ok? Poi abbiamo William che dice: Come scarico le foto per il corso che ho comprato? Aiutami. Eh, devi eh, seguire il gruppo di supporto Facebook perché lì ho messo all'interno dei video che spiegano queste cose. O comunque questo è un supporto che non fornisco in fase di prevendita. La chat che vedete sui corsi è semplicemente per dipanare dei dubbi in merito a quello che sono i corsi che fanno per te, piuttosto che eh, appunto domande generiche sulla fruizione del corso. Non il supporto post vendita, da lì non riuscirei a darlo e poi di là ci sono degli strumenti un pochettino più. Um, più, uh, funzionali ecco questa è una domanda io oggi mi sono incontrato ho fatto un briefing col mio sviluppatore vedo che molti di voi mi scrivono proprio questa cosa qua che scrive alessandro ho cliccato sul corso photoshop cc 2020 per iscrivermi ma poi non trovo il link per pagare allora il clic al link iscriviti è già quello per pagare ma visto che non era chiaro io ho lasciato per quello che sono i corsi che vi do uh, in, se hai un, uh, un regalo che ti arriva c'è il tasto iscriviti ok se invece devi pagarlo adesso è cambiato proprio oggi, il deployment dell'aggiornamento dell è stato fatto nel pomeriggio, se vai a vedere adesso è acquista ora perché è più chiaro. Per me sembrava più carino iscriviti, ok? <ride> Però ho capito che non è chiaro, me l'ho chiedete in tanti, tipo oggi me l'avete chiesto in 5 e quindi ho detto sto sbagliando qualcosa io sicuramente, ok? Uh, Francesco dice: 'Vero? Io ne ho comprati tanti, mi piace il modo di spiegare il MAUI, l'ottima competenza. <ride> Grazie, veramente mi, mi onora il fatto che ti, ti vi piacciono questi, questi corsi. Penso che il fine sia.' Che vi servano, quindi se, se li trovate utili vuol dire che sono fatte bene, se c'è qualcosa in cui posso migliorare, mi fa un sacco piacere saperlo. Ancora due secondi, dai, cinque minutini, poi partiamo eh, con, con gli argomenti. Però, anche questo credo che sia utile. Se una, rimane una diretta con le risposte più, più comuni. Allora, mh, ho il corso di foto l'aggiornamento pre 2020 compreso. Sì, l'ho già detto, non devi pagarlo, è già compreso, se l'hai già comprato. Um, tante informazioni, ma non trovo la procedura di iscrizione. <ride> se vedi, è, è, è lì, sono sbagliato io. Uh, adesso c'è acquista ora. Cioè, cioè Prima si chiamava iscriviti, adesso c'è acquista ora. Ti porta subito la pagina PayPal dove puoi pagare se hai un account PayPal oppure puoi pagare anche direttamente con qualsiasi carta supportata. Dai, ci, sono i circuiti classici Visa, Mastercard, quindi PayPal è una garanzia. Secondo me. Qualcuno mi chiede se accetto Postepay Pay. No, ragazzi, Postepay Pay non è un pagamento. Postepay Pay è un trasferimento di soldi per uh, amici. Non, non tutela voi ed è scomodo per me, quindi io no, ho, ho avuto delle esperienze come cliente negative con Post Pay, quindi purtroppo non lo accetto. Eh, ho preferito PayPal che è molto più, più comodo. Allora, volevo pagare il supplemento al corso dove si accede al pagamento: solo non è un abbonamento, <ride> l'abbonamento costa circa 10 euro al mese. Hai tutti i corsi del sito che sono oltre 70, questa è un'altra cosa, però, quindi molti di voi mi chiedete probabilmente perché. Vi, ehm, vi fa strano che costi solo 9,99 euro, ma siete in tanti. Il motivo per cui riesco ad abbattere così tanto i prezzi è perché siete veramente in tanti. A me fa un sacco piacere, quindi eh, una volta che io ho ammortizzato quindi è ovvio che all'inizio magari al lancio costa un pelino di più lo, lo puoi avere subito però poi hai un sacco di aggiornamenti compresi nel prezzo e quando posso il prezzo lo, lo abbasso però considerate che i giorni che non sono offerti i corsi eh, vedo degli acquisti anche a 340 euro quindi io lo dico sempre se lo vuoi pagare meno devi essere scritto alla newsletter e seguire le, le sponsorizzate se mi scrivi e mi chiedi uno sconto non posso ho degli accordi con i miei affiliati che li vendono a diversi prezzi alcuni li vendono a 100, 200 quindi di fatto non, non posso fare più come facevo una volta che se ti dimenticavi la promozione scade stanotte a mezzanotte, da domani vedrai, non ci sarà più alcuna promozione su questo corso, quindi prendilo. A me fa piacere se, se accedi a poco, però non, non posso fare delle dilazioni da questo punto di vista. Vorrei acquistare un corso, ho una poste pay, l'ho detto poco fa, eh, purtroppo no, non, non accetto per i motivi che ho appena spiegato. Volevo domandare se è un prezzo unico o se al mese non è un abbonamento strano, strano ma vero, con 9,99 ti porti a casa 18 ore e mezza di contenuti, più di 95 capitoli di corso. E ragazzi, chi si è iscritto sa bene che non è fuffa, non sto lì a raccontare il più e il meno, ma sono capitoli che il lavoro di questo corso, qua, quando avevo fatto la prima versione, ci ho messo due mesi e l'aggiornamento che ho fatto in maniera un po' più veloce sono tre settimane. Sono praticamente tre mesi di lavoro, ok? Più editing, quindi c'è del contenuto, c'è dell'esperienza e poi anche contenuto. È dato da, da anni di, di studio di questa materia e di utilizzo professionale che ne faccio del prodotto. Idem Maurizio Fogazza. dieci anni che lo seguo e faccio i suoi corsi. Grande Maurizio, mi fa molto piacere leggere questo. Eh, Alessandro Rota dice: Volevo regalarmi anche l'Itro 1.90, ma non lo trovo più, non l'ho fatto in tempo. Eh, mi dispiace, guarda, magari andrà. Non posso purtroppo, anche qua, per accordi con affiliati, dire se andrà ancora in promozione, però dai, sì, ci saranno altre promozioni. Eh, rimani iscritto alla newsletter e le vedrai da lì, oppure anche le promozioni dirette del sito. Però, come dicevo prima. Molti dei miei corsi, molte delle iscrizioni sono vendute da affiliati che fanno un po' un loro mercato in giro per il mondo e ovviamente già in questo periodo coronavirus ho dovuto un po' lottare per dire a loro che avrei voluto, ho voluto dare eh, ai, miei, ai miei studenti un accesso molto molto privilegiato come avete visto che ho fatto, e, però giustamente anche loro ci lavorano con questo quindi non posso tirare più di tanto la corda. Sono abbonato, troverò i miei corsi, allora Leonardo che dice sono abbonato, troverò tra i miei corsi e l'abbonato ce l'aveva già avuto una settimana fa, quindi immediatamente se sei abbonato eh, ti accedi al, al tuo pannello e lo trovi. Ecco, pecco un po' di una cosa che gli abbonati, che sono i miei principali, chiamiamoli così, non più importanti, però sono quelli che ovviamente credono di più in me e li tratto anche un pochino meglio perché ci sono dei contenuti particolari per gli abbonati che non sempre sono accesso per gli altri. Dovrei mandare una comunicazione, pecco nel fatto che mi dimentico di di dire, ciao tu sei abbonato, hai già questo prodotto, chiedo scuse e lo farò perché è imperdonabile questa cosa Gianni, una domandina, Photoshop 5 è valido per il corso, la maggior parte delle cose sì, però io lavoro sempre con le ultime versioni dei corsi e quindi di fatto di fatto anniversario follower, wow tre anniversario follower mi esce su Maurizio Fogazza sono tre anni che sei follower ti faccio i complimenti devo, devo farti un regalo devo farti un regalo l'ho detto e lo farò <ride> eh, dicevo Photoshop 5 si sì, è un po' datato ecco però io uso sull'ultima versione la maggior parte delle cose il core, il core di Photoshop le ha ancora ok e quindi sono quelle se lavori sull'esposizione su camera roper ovviamente sono dei grandi quelli di Adobe perché aggiungono tanta tanta roba anche nel, negli anni quindi essere abbonati a me non dispiace perché mh, io vedo ho, un, ho tutti i prodotti, ho la suite e vedo che tutti i prodotti si rinnovano. Okay? Quindi poi vedete voi, o se avete delle versioni vecchie funzionano ancora, ovviamente. Gianluca mi dice: il corso una volta acquistato sarà utilizzabile sempre? Sì, già risposto. Gianluca, eh, non scade mai. Eh, ancora un minuto, dai, due domande e poi, poi partiamo. Eh, bu, 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 dice vedo che esce subito la registrazione la modalità di pagamento non è evidenziata poi però mi sembra che tu abbia risolto eh? Maurizio quindi andiamo oltre eh, come funziona ho già fatto il pagamento mm, ok eh, se devi iscriverti una volta fatto il pagamento puoi accedere da mobile e da pc o da mac da dove vuoi per quanto vuoi per tempo illimitato vieni sul, sul, sulla pagina facebook del gruppo Chiedilo al Maui e trovi un video dove faccio vedere esattamente come puoi entrare. all'interno dei corsi. L Ultimissima. Eh, ho acquistato Adobe Lightroom, ma se neanche nel Camera raw, ho spiegato eh, in Adobe Photoshop che dai ore in offerta, uguale o cambia qualcosa. Cambia tutto, ragazzi. Cambia tutto, nel senso che l'interfaccia è la stessa, ma il corso è completamente nuovo e dico un sacco di cose che nel corso di Lightroom non ho, non ho detto. Ok, quindi decisamente meglio di lì. Scusatemi, mi sta a rompire. Pardon, <ride> il bello della diretta. Va bene, allora, ragazzi, siamo pronti. Vediamo solo le ultime osservazioni, poi partiamo. Qui vedo un po' di notifiche. Come faccio a togliere le notifiche? Così, allora, um, Maurizio, dicevo anche su Udemy anche sull'altra piattaforma, che non ricordo molti li ho trasferiti di qui se vi conviene averli sul sito di corsi del Maui perché come dicevo è più completo, più performante per chi ce li ha di là, se è la stessa versione quindi in questo caso c'è stato un aggiornamento e è un po' incongruente che io dico agli affiliati vendi un corso da 18 ore e dall'altra parte vendimene uno da 9 allo stesso prezzo quindi c'è una, una differenza di prezzo quando sarà aggiornato anche di là ve lo posso dare gratis quindi me lo chiedete io ve lo passo per adesso ho fatto pagare una piccola fee di, di spostamento e basta credo che ne valga eh. la fiera era 5 euro per 8 ore 9 ore di aggiunta con un modulo di sviluppo avanzato in camera rock e tanta roba ho aggiunto ho contenuti aggiornati, ha contenuti aggiornati, eh, sì, è appena fatto, è freschissimo, eh, Valentino. Grazie Maui, mi si è aperto un mondo, la gestione modella, mi era un buio completo. Eh, Sono contento Michele, perché la gestione modella, vedo che in Italia è stata un po' lasciata quello che è. Stasera parleremo di cioè, Sara Lussi, che è una manichina, quindi non parlo di quello, però in tutti i miei corsi c'è sempre gestione modella. Qualcuno questa settimana mi diceva, ma eh, spieghi anche come fare a, a gestire, a fare... È il mio core spiegarti come fare a gestire un soggetto umano, è una cosa che adoro studio comunicazione da tempo eh, ho delle radici di studio anche in basi psicologiche che sono la chiave per poter comunicare bene ma anche per eh, garantire un'esperienza sia alla persona che stai fotografando sia a te molto valida, ok? quindi non si tratta mai solamente di la bella ragazza che si mette in posa c'è dietro un mondo e chi segue i miei corsi sa che in ogni, ogni, ogni mio corso, forse guarda anche nel corso di Photoshop sono riuscito anche nell'aggiornamento di Camera Raw sono riuscito a Mettere delle, delle dinamiche di gestione modella perché è la chiave, perché è fondamentale. Se tu hai di fronte un soggetto umano e non fai still life, è uh, un pilone fondamentale. Luce, gestione modella, post produzione e poi tutto quello che concerne la fotografia classica, che è composizione e quant'altro. Ok? Andiamo avanti, su Udemy non ho controllato direttamente al sito del MAU, è più pratico, grazie. Sì, anche secondo me eh, se lo chiede lui, eh, non so se lo fa ancora, te lo apre sul sito direttamente. Sì, sì, lo faccio ancora, se ce l'hai già acquistato di là, come dicevo, è, è gratis. Tranne questo, che devi solo aspettare un attimino, che si aggiorni di là, poi ti spiego meglio. Comunque scrivimi nel gruppo che ti spiego bene queste cose. Partiamo, ragazzi. Allora, come ho detto, questa sera lezione in diretta, vi faccio vedere quello che sono i gli strumenti di supporto, un po' il sussidio che do alle persone che fanno i corsi in aula con me. Avete deciso voi di fare questa diretta sulla luce in fotografia. Io vi ho dato altri argomenti. No, vi sono piaciuti, va bene così. <ride> tipo le indiscrezioni, dietro il set. Che poi niente di che, però, era per capire di che cosa vi faceva piacere parlare. Mi avete detto che la sera verso le 18, l'ho fatto alle 18.30, perché oggi colpa mia mi è slittato un po'. Eh, poi sono imperdonabile perché in questi giorni qui sto facendo tante cose e nella comunicazione l'altro giorno vi ho scritto venerdì 18 in realtà era sabato 18 che è oggi ok quindi ho dato il preavviso nella newsletter ho dato un reminder anche oggi ok Bueno, quindi partiamo allora andiamo ad aprire quello che è vi faccio vedere allora che cosa ho fatto io per fornire spero si veda bene poi lo metto a tutto schermo tra, tra poco eh, che cosa ho fatto io per fornire un supporto a chi eh, è venuto a fare i corsi live in studio con me o i corsi one-to-one -one per fare un briefing prima o un debriefing dopo. Siccome uno degli argomenti insieme, uno degli argomenti forti che insegno insieme alla gestione della modella è la gestione della luce strobis che adoro, io sono partito dai piccoli flash, dagli small flash che uso ancora tra l'altro, ad oggi si sono un po' evoluti perché con delle cifre prima avevamo solo i piccoli flash. Che erano nati per fotografare sopra la fotocamera no? e li usavamo off camera, quindi staccati dalla fotocamera. Poi, eh, per fortuna, dei costruttori hanno iniziato a eh, mettere in commercio delle luci specifiche che simulavano quel genere di risultato: quindi flash chiamati cobra perché li sono tipo dei, dei cobra eh, che staccavi dalla fotocamera e usavi in giro, delle luci simili da questo punto di vista eh, costavano uno spatafio all'inizio e poi per fortuna sono scese di prezzo, abbiamo avuto delle importazioni cinese di bassa qualità, adesso poi delle importazioni di alta qualità, adesso la bassa qualità secondo me difficilmente la trovi, spendi poco e hai tanto, quindi bello, bello perché comunque con poco puoi avere dei prodotti veramente validi e, e divertirti. Quello è stato il mio primo passaggio, il primo step. Il secondo step è stato quello di utilizzare delle luci da studio, in studio, perché volevo capire come lo strobe lavorava in un ambiente di luce controllata in studio. Il terzo step è stato quello di utilizzare, quando anche lì i prezzi sono diventati accessibili per tutti, eh, perché accessibili per tutti? Perché la didattica che faccio io voglio sia raggiungibile a tutti. Eh, mi sono fatto degli investimenti personali, costosi, per provare. Però... Ho deciso di insegnare con dei prodotti low cost perché sono più raggiungibili. Perché? Perché credo davvero che la fotografia, un po' come i miei corsi, debba essere accessibile a tutti, non solo al professionista. Il 70, credo, 5% dei miei studenti sono amatori, amatori evoluti. Qualcuno è diventato professionista, qualcuno ne ha fatta una professione, qualcuno va avanti a, a farla per passione. Siete le persone, eh, brutto bello dirlo, secondo me è una cosa bella: <ride> che in Italia si formano di più: più dei professionisti. Avete un'attrezzatura, a volte anche migliori, ma non c'entra l'attrezzatura, c'entra quello che avete qua dentro come attrezzatura e quella è una cosa bella perché vuol dire che eh, avete uno sbocco, specialmente in un periodo come questo dove magari alcuni lavori purtroppo sono andati un po' a scendere, avete la possibilità di avere un secondo lavoro e vi assicuro che se sapete fare le cose fatte bene il lavoro non manca, si tratta solo di dare un prodotto che sia valido, bene? Quindi non parlo di prezzi, non parlo di marketing, parlo solo di imparare a fare qualcosa per passione e poi farlo diventare un lavoro, ragazzi. È qualcosa che ad oggi, secondo me, vi salva. Avere un piano B nella vita è importante. Quindi sono orgoglioso di chi poi ha fatto il salto anche senza averne la necessità. Degli allievi che hanno fatto dei one-to-one -one con me, li vedo oggi, sono orgoglioso di loro. Di certo non hanno imparato le cose solo grazie a me, ma eh, aver potuto contribuire alla loro crescita professionale mi fa essere veramente orgoglioso di quello che ho fatto e vedo che ottengono dei risultati stratosferici. Quindi eh, siamo partiti da qui. Poi che cosa ho fatto quando, come dicevo prima, il rapporto qualità-prezzo dei prodotti è un po' sceso? I flash come questi eh, hanno iniziato ad avere integrato una batteria. Una batteria e lì mi si è aperto un mondo perché quello che è stata la mia, una po la mia frase cavallo di battaglia dall'inizio è il mondo è il mio set. Perché ragazzi scattare in studio è bello ma quello che tu impari qui ad oggi con una batteria le prime erano una batteria adesso li trovi e te li tirano dietro a livello di costo adesso ci sono delle batterie integrate che ti durano tre giorni integrate in questo flash ok vedi nel, nel flash mi viene da indicare lo schermo come se tu fossi qui invece è, è lì è dall'altra parte in alto eh, questi flash qua proprio di queste potenze adesso te li porti in giro ti fai di quei lavori ti fai di quei lavori ragazzi che sono spettacolari prima avevo il mio sito Flickr che nella versione censurata però la maggior parte di questi lavori come vedi li ho fatti fuori all'esterno e ho utilizzato eh, ho utilizzato dei flash proprio come quelli che vedi in studio perché la didattica funziona iniziando dallo studio e anche fuori perché prima devi impararla a usare in un ambiente controllato poi puoi capire come bilanciarla insieme alla luce naturale ok però la logica è quella una volta che hai capito come lavora un flash il flash lavora così sia nello studio che fuori. Dentro hai il vantaggio di non avere delle sporcature di luce esterna e di non bilanciare la luce perché la luce naturale c'è sempre, invece, la luce in studio la, la butti a zero, come si dice: mentre invece fuori hai la possibilità di, di avere tanta, tanta roba in più. Quindi, questo cos'è? È un sussidio che io davo ai, ai miei allievi dove spiegavo, lo usavo magari anche in fase di briefing o debriefing, per spiegare un attimo le cose prima di partire a utilizzarle, è utile capire qual è il risultato, lo lasciavo a chi ha fatto i corsi con me come promemoria, tanto poi sono cose che scatti due o tre volte e te le ricordi a memoria, ok? Non è che ti devi portare in giro le cartine o i libricini. Di fatto è più utile forse uno dei corsi, come dico ogni tanto, se tu ti dimentichi una tecnica completamente, dura 5-10 minuti, ce l'hai sul cellulare, guardi, te la gu in 10 minuti te la rispiego, è come se avessi il maestro in tasca, ok? Quindi quello è più utile, questo non serve a avere dietro, una volta che hai capito la logica con cui lavorano i vari modificatori ti rimane impressa anche perché poi li usi e ti diverti, ok? Qui invece c'è un vero e proprio prontuario dove vedi che cosa ho utilizzato, ok? Qui magari lo metto a tutto schermo. E eh, il risultato in funzione di quello che ho utilizzato. Perché ho utilizzato Lucy, te la presento, la modella? Perché fare un corso di questo tipo. Che è un po' noioso per la modella per te fotografo e per me che te lo spiego è interessante perché vedi tante cose nuove la modella deve star ferma quindi a volte faccio mezza giornata facevo mezza giornata con uh, questa tecnica dove fai un briefing col fotografo capisci come funziona e poi con la modella one to one vai ad approfondire a fare vedere esattamente anche la gestione e soprattutto la gestione modello ok se avete domande chiedete eh? non siamo ancora partiti ma siamo qua apposta il bello della diretta è quello nel mio nel limite di quello che posso dire eh, mi fa piacere rispondere Partiamo, allora andrò a prendere un po' la rinfusa. In realtà, non mi sono fatto un programma. Voglio farvi vedere il mio oh, la, la mia moto l'ho detto l'altro giorno. La tolgo. Ho fatto strobista anche quella, no, a luce naturale. Ma oddio, ma che fa la luce naturale? Bestemmia. Allora <ride> torniamo alla parte di eh, lavorate con schemi luce. Mettiamo tutto schermo e iniziamo da qui, ok. Magari oggi, visto che nei miei corsi in realtà c'è già tanta, tanta, tanta roba che è riferita, c'è Strobiliante Base, dove parlo di Small Flash e c'è veramente di tutto. Uso di tutto, di più, dei modificatori. Quindi, quello è il corso Entry Level, se non hai mai scattato Strobist, è il must have per capire da dove iniziare questo qui invece è un po' per eh, se hai già fatto quello secondo me o se non ti interessano gli small flash ma vuoi partire subito con qualcosa da studio sia in studio che fuori questo è eh, Strobigliante Big Bang recente, molto recente fatto con Giuli, che ha avuto una pazienza incredibile perché è veramente stata una santa eh, gli ho detto subito, ho detto guarda che ci divertiremo, però questa volta ha, rispetto, ho fatto dei workshop con lei, ho fatto altri lavori, ho detto rispetto ad altre volte questa volta sarà un pochettino più eh, tecnica come cosa, invece è stata bravissima, cioè chi ha seguito Stravigliante eh, può ammirare la pazienza che ha quella persona con me e io sono un gran rompipalle, quindi eh, di fatto è stata brava due volte. Allora, torniamo a noi, vediamo se ci sono commenti, no. Sono saliti gli spettatori, grazie ragazzi, ciao a tutti. Chi si è sintonizzato ora, chi vede la registrata all'inizio, ho messo delle risposte alle FAQ quindi alle domande del corso che è in offerta ancora oggi, per l'ultimo giorno. Che è Photoshop CC dalle base all'avanzato con il modulo di Camera Row, che ha una potenza incredibile. Monotorcia con softbox. Cos'è la monotorcia? monotorcia è la cosa... Faccio un cappello introduttivo perché do per scontato, non do per scontato che tutti sappiano queste cose e poi ovviamente non le ripeto più. La monotorcia è questa qui, quella che vedi qui a sinistra, okay? questa è una monotorcia, quella che c'è sopra è un cap protettivo per non scottarti, anzi per non rovinare la torcia perché se lo tocchi è a 2000 2000°, quindi non toccarlo mai. E eh, sta messa dentro qui, ok, va dentro qui senza nessun modificatore, diffonde la luce facendola rimbalzare all'interno di tutto il bank e la diffonde in modo omogeneo e ovviamente è uno scalino in più rispetto ai flash che sono nati, piccoli flash per andare direzionali, ricordiamoci che sono nati per illuminare da sopra la fotocamera un soggetto in maniera diretta o riflessa, piegandolo, ma comunque non per essere messi dentro nei bank. Poi noi li abbiamo forzatamente messi dentro nei bank ottenendo tanti bei risultati, ma non nascono per quel fine lì. Mentre invece questi nascono per quel fine lì, quindi un lavoro spettacolare. La prima cosa che fa una monotorcia rispetto a un flash è riuscire ad essere più eh, con questo tipo di diffusione riesce a essere più omnidirezionale come luce, ok? Una luce dura, nasce dura e omnidirezionale. Se uso paroloni troppo difficili, ma non credo, fammelo sapere. Quindi, monotorcia con softbox. Il softbox è quello da cui ti consiglio di iniziare. In ogni caso, indipendentemente da quello che tu vuoi andare a fare con strip bank, strip light, beauty dish, parabolico, vedremo tutte queste cose stasera, però inizia da lì perché è il più gestibile, specialmente rettangolare. Se devi scegliere un tipo di prodotto, visto i costi di oggi è abbastanza accessibili, non prendere roba piccola, adesso vedrai perché. Eh, non c'è tanta differenza di prezzo da uno piccolo a uno grande anche se devi illuminare qualcosa di piccolo di piccolo anche una palla da biliardo comunque ti serve un, un bank grande mi sono distratto un secondo perché vedevo la domanda. Francesco dice: ho il Big Bang, ma non ho trovato il primo. C'è ancora sul sito? Sì, guarda, è ancora sul sito. Lo, lo trovi cliccando Corsi Pro e lo trovi un po' più in giù perché di fatto eh, è, sono ordinati credo per data. Poi i ragazzi che mi seguono sul sito hanno un po'. Stra, ehm, stravolto le strategie ultimamente quindi non ho più guardato. però eh, ho fatto fare un ammodernamento al sito. Adesso i corsi sono divisi un po' per tutorial, quelli che sono i basic, che costano meno, e un po' per i corsi pro. Ok, quindi è tra i corsi pro. Tra i primi corsi pro, sopra c'è il cerca. Se tu scrivi strobiliante, Francesco lo, lo trovi sicuro. Poi è sparito, me l'hanno rubato. Vado a vederlo, fammi sapere allora. Quindi bank, bank 120x80, se devi comprarlo all'inizio eh, prenditi appunto almeno, almeno un 120x80, magari non iniziare con qualcosa di più grande perché se poi ti comprerai una luce che puoi portarti in giro, una torcia, una monotorcia che puoi portarti in giro, magari te la prendi già da subito, questo genere di prodotto ti permetterà di eh, portartelo in giro piuttosto facilmente rispetto a un prodotto che magari è un 2 metri. Uno dice, ma sì, costa 20 euro in più, prendo il 2 metri. Eh sì, però poi portartelo in giro diventa più scomodo, ma anche gestirlo in giro, ok? Se vuoi fare dei set da fuori di testa in una metropolitana, questo te lo monti su velocemente, il 2 metri, arriva la polizia e ti becca subito. Che tra l'altro, eh, intervento legale, <ride> legal disclaimer all'interno, io ho fatto degli scatti al Galleria Monte Napoleone di Milano eh, provando a chiedere permessi non ce l'ho fatta. Ti fanno scattare senza che tu metta roba per terra. Quindi se tu hai qualcosa lo tieni in mano non è occupazione del suolo pubblico. Se invece lo metti per terra quindi ricordati anche questa cosa qua. Se è più piccolo lo gestisci meglio anche con un amico con un compare che te lo tiene in mano. Ok? Che te lo tiene in mano è brutto suona brutto che ti tiene il softbox in mano. Ok? Allora potenza luce incidente questa è misurata con il esposimetro che non uso perché solitamente insegno e utilizzo la tecnica a occhio, come si dice, a occhio. però non c'è lo sbagliato e il giusto, ti senti più tranquillo con un esposimetro, costa poco usalo, ricordati che quello che ti dà l'esposimetro in termini di precisione te lo togli in termini di tempo. Perché sì, va bene è veloce, però ogni volta devi andare lì a mettere l'esposimetro vicino alla faccia del modello, nel punto che vuoi illuminare. Fallo magari all'inizio, però ti consiglio sempre di, eh, di riuscire a fare tutte queste impostazioni a occhio. Considera che anche i miei set più complessi, dove imposto, sono arrivato a impostare 7-8 luci insieme, lo faccio comunque a occhio. Perché? viene se usi la tecnica che insegnano i corsi stasera non sto qui a trattare questo se non faremo notte però è, è molto semplice automatizzarlo qui ovviamente come ho fatto non l'ho fatto a occhio nel senso che non, non sono valori sparati a caso ma sono valori empirici misurati con un esposimetro quindi eh, vedi questi fogli qui magari poi ve li metto anche da scaricare se vi fa piacere allora andiamo avanti e eh, la distanza è 130 cm quindi la lettura di questo tipo di didascalia così siamo chiari anche per dopo tanto ve lo leggo perché lo vedo in piccolino e perdonatemi ma la mia velleità artistica mi ha spinto a voler fare questa cosa qui a portarvi nello studio dove insomma non, non ditemi che poi lo vedete piccolo ve, ve lo faccio scaricare, non vi preoccupate monotorcia con softbox monotorcia l'ho spiegato softbox è questo qui andiamo a vedere dopo le proprietà bank è lui, è sempre softbox 120x80, 120, altezza 80 la larghezza è 130 cm distanza dal punto di illuminazione, che è questo qui, quello dove vedi il, la luce, fino al primo punto del soggetto, quindi alla spalla, diciamo, questi sono 130 cm. La foto grandangolare ovviamente ti fa sembrare che sia un po' di più, ma sono sempre 130 cm. L'ho misurata col metro, sono molto preciso quando metto giù i miei dati a livello empirico. Poi vado in maniera freestyle. Però potenza luce incidente è misurata in un valore di f-stop. Quindi F13 è il valore di potenza perché vuol dire che portare a EV0, non ve la faccio troppo difficile, prendetelo come valore di potenza, poi magari vi farò un approfondimento o comunque lo sapete già perché eh, se sapete come funziona la fotografia, il valore di diaframma è quello che indica quanta luce entra. Quindi si è pensato con l'esposimetro di dire a F13, provo a spiegarvelo in maniera semplice, per fare un EV0, quindi un'esposizione corretta a EV0, serve... Una potenza che permetta al diaframma di chiudersi a F13 per avere EV0. Quindi, un 125 iso 100 F13 porta, porta il risultato. Questa combo, questa copiata di tempi, il risultato è EV0. Il che vuole anche dire che se tu vedi questo valore indicato, sai che questa potenza qui ti permetterà di scattare con questi dati e avere un'illuminazione corretta. Perfetto. Andiamo avanti. Comunque, ripeto, eh, vi sto sintetizzando delle cose che, se, se conosci, sono semplicissime. Se non hai mai sentito, mh, devi seguire qualche corso dove te le spiego con un po' più di calma queste cose che non in una diretta velocemente. però te lo volevo dire. Allora, il fine di questa eh, diretta, di questo tipo di materiale propede propedeutico al capire come lavora la luce Strobist, è principalmente il farti vedere come. Modificando la distanza della luce più che la potenza, eh, perché la distanza fa tanta differenza a livello di dinamica di luce, cambi il risultato. E la prima cosa che ti voglio far capire è. Più la luce è distante, meno è avvolgente. Lasciamo perdere tutti i valori che poi sono gli stessi perché nei tre scatti ho sempre F13, eh, un 125, iso 100, ok? Però vedi che cosa cambia da questi tre eh, setup? L'angolazione è la stessa, uno è posto a 130 cm, l'altro è posto a 65 cm e l'altro è posto a 40. Di più non andavo avanti, se no mi si cappottava il soggetto. E ovviamente eh, poi... Ti dico una cosa ecco, che eh, arriva dall'esperienza. È vero che più vicino è il bank, questo è, è il succo di quello che sto dicendo, più avvolgente è la luce, vedi? Non dipende dalla potenza, perché la potenza la cambio sempre in relazione ad avere un EV0 in questa condizione. La potenza si alza più tu vai lontano, non è quello il problema, è di potenza in studio ne ho. Il punto è, più la luce è vicina, meno potenza usi, che in esterna può essere anche un guadagno, il fatto che tu vai fuori con una batteria che ha una, du ha una durata limitata e ti... Può durare di più, se fai così, però di fatto diventa anche più piacevole la luce più vicina. Quindi non è solo un discorso di durata, di risparmio batteria, ma è anche un discorso di avvolgenza di luce. Il trick che ti voglio dire è che quando la modella si vede vicino il bank enorme, okay, il bank enorme potrebbe... Essere un po' intimorita ti sembra una cazzata questa, però ricordatelo perché se una persona non è abituata a scattare in studio, non ha quando tu arrivi vicino a queste cose, senti soffocare, capisci? Quindi fai qualche battuta per sdrammatizzare, cerca di farle capire, magari falle vedere che la luce. Fai una foto da vicino, falle vedere che la luce lavora in modo avvolgente sulla suo, sul suo volto e falle capire che è una cosa fighissima il fatto di avere il bank vicino, no? Il bank è il tuo amico, il tuo amante. Scherzi a parte. Non sottovalutare il fatto che l'attrezzatura possa intimorire un soggetto. Non te lo dice, la modella non te lo dice, perché eh, per cortesia, per timidezza, per il fatto di sentirsi adeguata e non inadeguata, che è la cosa peggiore che può avere un soggetto quando tu scatti. Lussi, non ha problemi, puoi anche sbattere il bank, boom boom, in testa e lei è contenta, poi magari me ne tira dietro, chissà se di notte fa qualcosa, che intanto ho trovato qualcosa in studio spostato. Ciao Stefano Salis, buonasera, ben arrivato anche a te, sei domande? Sei my guest, mio ospite, quindi falle pure. Ok ragazzi, fatemi sapere eh, se vi sembra chiaro, se io vado veloce, perché so che è un video e l'errore che faccio... A pensare che una persona possa sempre riavvolgere, ma so che è piacevole anche ascoltare una persona che si rallenta un pochettino. Infatti, nell'ultimo corso, chi si è iscritto, ha visto, vedrà che il modulo Camera Row mi sono sparato di camomilla, non troppo, eh, non sto dormendo mentre lo faccio, però è molto più lento perché mi avete detto, qualcuno di voi, che lo preferisce lento e se lo volete velocizzare, sapete che su Vimeo c'è il tastino sotto che può sia rallentare che velocizzare, ricordatevelo, che è molto comodo. Ok. Allora, qui è andato un pochettino più laterale, ok? Quindi vedi che la luce diventa meno completa e un pochettino più drammatica, più tu lo tieni laterale rispetto al soggetto, perpendicolare lateralmente e più la luce diventa misteriosa, drammatica, anche se con un bank di questo tipo che è 80 cm di larghezza, considera una persona di lato, ok, quanto sarà una persona di lato? Non lo so, adesso sto per sparare una cifra che è una cazzata, sarà 20, 20 cm la mia spanna, eh. 19 cm, 20 cm, quindi 80, ne è ancora circa 60 che stanno lateralmente, quindi avvolgono con la luce. Il concetto è sempre lo stesso, ok? In alcuni miei corsi faccio vedere anche la differenza come illumina una pallina da biliardo, un bank grande e un bank piccolo. E voi direste, ehm, una pallina da biliardo sono 8 cm circa di diametro, con un bank da 40, uva uh, voglia, già, già ce n'è, no? E invece no, perché il fatto che tu veda la, la riflessione del bank più piccola, ti fa capire che un bank più grande avvolge di più, quindi fidati. È una cosa che se non ci credi fai una prova, ma se no, fidati eh, sulla parola. Avere un bank più largo permette un risultato più avvolgente, quindi migliore per la luce glamour, per la luce beauty, ok? Ma anche per la luce di eh, ritratto, per esempio, su anziani o comunque in generale, più luce hai, più eh, illumini in maniera omogenea ed avvolgente. Questa è la regola. Più vai vicino più il rapporto tra la grandezza del bank e il soggetto migliora, perché se è piccolino se ne va. Eh, ciao Valentino, dici spero in futuro di riuscire a fare una lezione one to one, ne faccio purtroppo sempre meno, perché il tempo è quello che è e quindi sto dedicando gran parte del mio tempo alla didattica online, ho diverse richieste, anche lezioni one to one direttamente online, in stream, Uh, che sono molto utili per la post produzione, ovviamente. Queste qui live, uh, dai, magari ci sarà occasione. Io spero di iniziare a farle tempo permettendo perché è una cosa che a me piace veramente tanto, è un'esperienza che uh, da dal punto di vista di prezzo effettivamente la più costosa <ride> per lo studente, è imparagonabile rispetto a, a, a quello che c'è nel corso e non è detto che nella lezione one to one ci sia più contenuti, però il contenuto va più a fondo, perché hai un feedback immediato mio della modella e cresci veramente tanto in una giornata, quindi chi l'ha fatta fino ad oggi è rimasto soddisfatto e anche a me piace veramente tanto spero di, dai, magari qualche slot la riapro per le lezioni online, grazie comunque di aver espresso il tuo eh, interesse Stefano mi chiede Uh, se posso, certo che puoi. Che tipo di bank consigli per un utilizzo misto tra esterna e studio? Come potenza e dimensione? Ah, questa è una bella domanda. Guarda, il bank che tu vedi adesso, che è il bank che consigliavo prima per iniziare, quindi l'entry level, è anche quello che consiglio di più per una esterna. Ok. Perché non solo per iniziare, ti durerà tanto, io lo uso veramente tanto, piuttosto ne aggiungi magari un altro, ma sempre delle stesse dimensioni. Se non hai esigenze particolari, puoi spostarlo un po' più lontano, o oh, ragazzi che lontano non è che faccia schifo eh, il bank, è, è bello da vicino perché è più avvolgente, ma lontano è comunque bellino il risultato che dà e eh, tu lo vuoi usare per, per prendere una persona che salta io ci ho fotografato per esempio dei, degli skater dei ragazzi in uno skate park ci ho fotografato gente che fa snowboard col bank la potenza, eh, la potenza si apre un mondo allora qui veramente potrei dirti di ogni perché cambia molto in relazione alle esigenze quindi dipende quanta potenza di luce Ambiente solare vuoi contrastare ed è sempre un contrastare: sia che tu vada a sovrascriverla perché tu hai bisogno di più potenza. Lato torcia, sia che tu voglia andare ad accompagnare la luce del tramonto e quindi riempirla, nei miei corsi trovi di tutto perché ho fatto di tutto da questo punto di vista, quindi è l'imbarazzo della scelta per capire come applicare. Il consiglio per arrivare sul pratico, allora io ti dico, io all'inizio quando c'era poca potenza avevo un Jinbei, mamma mia, storico che ci metteva un sacco a ricaricarsi, che era un 1200 Watt secondo. Poi, pur scendendo il prezzo, ho capito che il 1200 era esagerato. Perché è esagerato? Tu dirai: prendi il 1200 e poi l'abbassi. Ni perché abbassando la potenza del 1200, la potenza più bassa del 1200 era un 64. Adesso siamo arrivati a un 128 di potenza minima, ma comunque sempre troppa perché un 128 di 1200 Watt secondo quando la luce diventa crepuscolare ti tira una flashata incredibile quindi devi abbassarla in qualche modo e non sempre è semplice che cosa ho capito? ho capito che il modo più eh, corretto è quello di prendere una via di mezzo sono passato ai 180 Watt secondo ai 320 secondo me ad oggi l'armamentario di un ostrobista eh, basico ma già anche medio mettiamo così è quello di utilizzare Due di avere dietro non utilizzare per forza ma anche poi lavorano bene insieme ti spiego perché eh, di utilizzare di avere dietro un 600 watt secondo se te lo puoi permettere se lo trovi eh, io uso un atlas che non costa tantissimo e va benissimo è elettronico parte da un 256 esimo quindi sono addirittura migliorati la potenza minima è un 256 e quindi fighissimo perché puoi abbassarla quando ti serve eh, e a un primo arriva a, 200, a 600 watt secondo che per me ci fai il mondo. Chi poi vuole andare più su, sì, per l'amor di Dio, se scatti eh, col sole a mezzogiorno, potentissimo, ma poi sole a mezzogiorno fa schifo, ragazzi. Quindi non, non è una condizione in cui mi interessa scattare. Preferisco la mattina e la sera o a orari un po' più pacifici. Un 256esimo è interessante perché ti permette di scattare anche quando c'è poca luce, quindi non, non, non contrastare. Perché dicevo che l'altro può essere minore di potenza? Perché nella fotografia, anche qui, se hai un po' di cultura strobist, sai che difficilmente hai due key light, due luci della stessa potenza, tranne quando fai rim. Cos'è la rim light? Non so se c'è un esempio qui, magari te lo faccio vedere. E qua, quando le due luci sono messe lateralmente alla stessa potenza, non, non ce l'ho però immagino di vedere due luci simili. Eccolo qua, eccolo qua invece c'è l'esempio di rim light, qui si capisce meglio. Allora cos'è la rim light? È una luce di definizione laterale, ok, che eh, metti lateralmente perpendicolare e per forza di cose deve essere alla stessa potenza, ma difficilmente, ti dico tra tutti gli schemi luci che puoi fare... Troverai degli schemi luci a uguale potenza sinistra-destra quindi ha poco senso è un po' controintuitivo, ma è così. Ha poco senso comprarsi due luci identiche. Sì, è vero, uno dice le compro uguali, c'è un'offerta, poi una la uso a metà potenza, zero problemi. Una backup l'altra, se rompi una, hai l'altra della stessa potenza. Però, per quanto riguarda lo schema luci, ti dico che eh, difficilmente usi due luci nello stesso schema, nello stesso scatto, alla stessa potenza. Quasi mai, ok? quindi avere due luci, una meno potente dell'altra, che magari una è più piccola, no? al di là di costare meno, è più piccola e quindi te la puoi, io uso i reporter, 180, me li sono portati in viaggio, hanno viaggiato più di me, quelli di notte prendono l'aereo e partono da soli, talmente sono abituati a viaggiare, li ho sempre dietro, li ho dietro in una valigettina, non pesano niente, te li porti, me li sono portati in aereo, in barca, in moto, cioè è fighissimo perché con quelli fai veramente di, di tutto e già un 180 watt secondo ti diverte, quindi il riassunto è, se vuoi fare il grande, vuoi fare una cosa bella, un 600 watt secondo e un 180. Se invece ne vuoi prendere solo uno, anche un 180 va bene, il 600 è meglio. Ok, 180 più portatile, quindi decisamente, eh, decisamente mh, valido anche quello. Andiamo avanti. Eh. Se avete domande, siamo qua. Intanto io. Vi faccio vedere, questo è un pannello da studio, eh, faccio ridere perché mi piace molto l'arte povera e anche adesso che mh, non sono così sfiziato dal comprare il mondo delle cose professionali, perché io credo, ragazzi, che alcune cose sia meglio capire come fare poca spesa, tanta resa, è un po' il mio motto da sempre, non c'entra solo il discorso di un risparmio, c'entra il fatto che se tu sei in giro, questo è un pannello di un centro edile capito, lo trovi in qualsiasi ferramenta io ho adorato, quando ho iniziato a fare i primi corsi li ho fatti da dei eh, docenti d'oltreoceano e mi sono innamorato di un McNally, per dirne una, di turno, che sì, poi è diventato sponsor di grandi marchi allora anche lui usa le cose già pronte però all'inizio era la persona che prendeva la carta da forno e ti faceva Riflettente, fighissima sta cosa. Perché se impari a lavorare così l'arte di arrangiarsi, dicevano i nostri nonni, impari anche a risolvere problemi di natura complessa in modo semplice. Questo, per esempio, dietro c'è un'altra cosa da vergogna che tra poco vedrai, a ah, meno male che non si vede, è un porta CD. Quindi il mio set da studio è ancora fatto così, e ripeto. Non è un discorso di investimento perché sì magari potrei, c'è stato anche degli sponsor che mi hanno detto usa i miei, sì ma se usi i tuoi il messaggio che passa è che per ottenere queste foto devi avere roba strafiga e invece non è così perché puoi ottenere delle foto ottime, tanto quanto le fotocamere, eh? con delle fotocamere basiche, cioè la luce è una cosa che dico sempre e la prima volta che scatti in strobist rimani stupito di questa cosa. Se tu prendi una lente da 2000 euro, ma da, da, davvero da 2000 euro, la nitidezza che hai con quella lente, con una luce, mettiamola naturale, prendi il paragone un po' estremo, però è così, ce l'hai in studio con una lente molto più, quasi con un plasticone, ma illuminata bene, perché lì la luce incidente fatta bene, fatta bene, che contrasta bene. Ti eh, compensa il gap con una lente del genere. Stessa cosa fotocamera, poi è vero che la lente è bella ha un recupero di luce, tanto quanto la fotocamera che lavora ad alti iso. Nell'ultimo corso ho usato una, una fotocamera, mi sembra. Faccio vedere la riduzione del disturbo con una Sony a 115.000 iso. Quindi lo so anch'io che più bella è eh, la, la macchina, più, più cose fai, ma non è necessaria. Per fare il 99% delle cose che vedi nei miei corsi, tant'è che io vado avanti con delle fotocamere che sono un po' datate, però vanno benissimo. Poi mi chiedete spesso: so, ma è meglio Sony Nick. Va bene tutti, ragazzi, va bene tutte. Scegli il brand che preferisci, non è quello che fa la differenza, non è quello che fa il fotografo, eh, quello è quello che ti dice eh, la, la pubblicità che si sente più figo se hai la macchina con 800 milioni di megapixel. Però, di fatto, la, la realtà fotografica è un'altra e ti assicuro che spendendo poco puoi ottenere dei grandi risultati. Pannello: il pannello ti insegno come funziona in studio in questo caso, ma ti voglio anche dire una cosa. Non c'è niente da capire sul fatto che più si avvicina al pannello, più hai una luce di compensazione, che i puristi diranno non è una luce, è una riflessione, quindi non è una sorgente luminosa attiva, ma è la stessa luce che vedi da destra riflessa. Tra parentesi, tutto il resto che vedi nero è perché quando io scatto con questo genere di settaggio, quindi ISO 100, un 125 di shutter time e eh, F la diaframma 56, se io togliessi, spegnessi le luci che uso i flash, tu vedresti tutto nero, quindi vuol dire che le luci che vedi qua, quelle che vedi nello studio eh, che mi permettono di fare una registrazione o di tenere un corso perché sennò sarebbe buio, non vengono a interessare la fotografia, vengono, come si dice in gergo tecnico, portate a zero, ok? Quindi non, non, tu, tu quale vedi uguali come intensità, ma in realtà non non, non sono percepite dalla fotografia fatta con questi fattori questa foto qua che vedi a destra ovviamente è fatta con altri fattori infatti la modella è molto più illuminata ed è anche illuminata ovviamente dalle luci in studio che vengono catturate questa fotografia a sinistra è quella che si riferisce alle, alle luci ah scusami ai dati che vedi qua vedo una domanda ti rispondo subito uh, Valentino io che utilizzo Flash Cobra dei softbox sbaglio? no non c'è uno sbaglio Guarda, allora um, io sono dell'idea che si utilizza quello che ha, quello che si ha, non è un errore. Anch'io ho scattato un sacco con dei softbox. Ho anche degli adattatori, dei flash Cobra, degli Speedlight, per metterli dentro, all'interno dei piccoli softbox. Poi ci sono anche dei flash del genere che costano anche meno, degli Speedlight anche meno, e hanno il bulbo nudo. Quindi sono omnidirezionali e lavorano meglio. Che cosa cambia in termini pratici? Che tu il flashettino, qui non ho della, didatti, de, dei supporti per farti vedere, ovviamente, nei corsi c'è. È spiegato bene questa cosa in Il flash eh, classico, il Cobra, questo è il Cobra, tac, che tassa, eh, eh, proietta la luce frontalmente. Ok, vediamo se si vede la mia mano frontalmente. Quindi il softbox che gli è stato disegnato tutto intorno che ha bisogno di essere riempito dalla luce prende solo la luce che va in fronte a quello che è il pannello diffusore che c'è di fronte e lo interessa lo interessa vuol dire lo copre solamente per un certo tipo di porzione quindi rende meno ma ah, che non va bene se hai solo quello va bene quello se hai un modo di riflettere, come fa il Beauty Dish, e lo prendo un attimo per fartelo vedere, non voglio saltare di palo in frasca, ma ti faccio capire una cosa. Se tu cerchi di creare qualcosa manualmente che sia simile a un Beauty, vediamo un po' se ce l'ho in giro il Beauty. Il Beauty ha questo tipo di riflettente davanti che fa rimbalzare la luce indietro un'altra volta. In questo caso è per fare delle cose differenti. Però se tu gli metti in mezzo una cosa del genere, aumenti quella che è la diffusione della luce all'interno del box. La luce a bulbo nudo, il vantaggio che ha sul flash è che già di suo riflette tutta la luce all'interno permettendo ai... Si chiama scomposizione dei fotoni, quindi il fotone ogni volta che rimbalza il raggio di luce, chiamiamolo così impropriamente, ogni volta che rimbalza contro una immagina che la luce, prima di uscire, faccia molte riflessioni e rifrazioni. Non voglio usare termini tecnici, ma rimbalza all'interno di questo bank e ogni volta che rimbalza diventa sempre più morbida, sempre più morbida. Prova a immaginare, per esempio, una lampada quando tu te la punti in faccia in un salotto, oppure la punti verso un soffitto bianco per non avere dominanti di luce che cambiano il colore e rimbalza giù, diventa più morbida, tant'è che le luci nei locali adesso sono quasi tutte di rimbalzo. Si ha meno resa di luce perché ogni volta che tu fai passare una luce attraverso un bank gli abbassi la potenza, però di fatto diventa un pochettino più scomposta, quindi più morbida. Ok? Quindi non c'è un errore, semplicemente lavorano meglio gli altri perché sono nati apposta per lavorare in quello. Buono? Oh ragazzi, che argomento noioso che avete scelto, oh, sto scherzando. A me piace un sacco, la luce di fotografia è la chiave. Tu prendi la modella, questa sempre fotografata a mio cugino che arriva lì con la macchina, andiamo in un posto fighissimo, poi non sta attento alle luci, non sta attento neanche all'ora del giorno, magari in cui va a fotografare la piazza lì. Mm, sì, la modella è fighissima, guarda la foto dice: Ah, e si sente pure demoralizzata. Tu arrivi lì. Del, se vuoi fare un'esterna, sincerati sull'ora, perché ovviamente la luce cambia in funzione di quello, ma puoi fotografarla anche nel, a casa tua, nel chiuso, nella tua camera, nel tuo salotto, perché la luce è più controllata. Fai magari due prove prima, se vuoi, mm, fa la prova con, con la nonna, se, ta trovi, se hai, o con la trovi, ce l'hai, o con la fidanzata, che è sempre quella che. No, non voglio farmi fotografare, vieni qua, ma non vuoi far la foto a me, vuoi solo fare le prove per fotografare le modelle, vieni qua, va bene, scherzi a parte, fai due prove prima. Con una luce piazzata bene la tua modella ti guarda e dice wow e non stiamo parlando di comprare una lente da mille mila euro, una fotocamera da mille mila euro, stiamo, stiamo parlando di comprare una luce da 50 euro se prendi le cinesate oppure 100 se ne vuoi prendere una più bella, prendere un bank da anche lì 50-60 euro. Per iniziare, che per costi fotografici, con quello che costano le fotocamere ad oggi nuove, non è niente, ok? Con quello che costano i telefonini, mi viene da dire, non è niente, figurati eh, che bella figura fai nel saper piazzare la luce fatta bene. È una didattica che è facile da imparare ed è replicabilissima. In qualsiasi posto al chiuso, tu questo effetto ce l'hai, metti la potenza. A, questa, a questi dati metti le luci in quel modo e il risultato è lo stesso quindi è una cosa fighissima a questo punto di vista da avanti ragazzi luce nuda perché non va bene allora qui la vedi f22 questa foto un po' misteriosa un 125esimo eh, sacrosanta verità quelle sulle fidanzate eh, è vero eh, ma ci passano tutti eh, fidanzato o amica o mamma o la prima persona che ti capita a tiro senti ti, ti voglio fare una bella foto no ma guarda che ti vedo bene in questa foto poi capisci che vuoi fare solo dei test ma che palle ma che palle, non è ancora finito e tra l'altro l'autorevolezza di fotografo purtroppo cade più, più una persona vicina è inversamente proporzionale questa regola più una persona è vicina a te più poeti, eh, come si dice nessuno è profeta in patria no? quindi non ti vedono bravo. Invece arriva magari quella da lontano e dice Oh, oh tu sei! Quindi eh, non abbiate paura di offrire dei set, specialmente all'inizio in scambio gratuito a persone che non conoscete. Perché, ragazzi, sembra controintuitivo, ma sono le persone che vi apprezzano di più. E, ovviamente andate lì magari con un minimo di, di sicurezza, di portfoglio se ce l'avete già, oppure qualche idea di, eh, di cosa volete fare per essere chiari. Però allora addon dropshipper eh, ho seguito il tuo corso su magmod lo vedo usare pochissimo in questo modo non è professionale guarda il magmod in realtà secondo me è molto professionale è un prodotto che non costa poco ma funziona bene io che nasco se sei sintonizzato da prima hai capito che sono molto ruspante come strobista e ho ancora l'amore e purtroppo o per fortuna vado a usare ancora gli strumenti di arte povera. Ho delle gelatine che sono dei fogli tagliati fuori da me che appiccico su in qualche modo e li trovo più smart, più veloci. Non c'è un giusto e uno sbagliato anche lì, mi trovo meglio a usare questi perché sono più pratico a usarli. Il Magmod credo che sia un prodotto molto valido se tu vuoi ottimizzare il rapporto ehm, grandezza, inteso proprio di trasporto, eh, e qualità di, di risultato. Costa perché non, non te li tirano dietro, però eh, puoi davvero andare a portarti in giro qualcosa di potente. Se io mi immagino un viaggio, uno zainetto e uno strobizzare in giro per il mondo, di certo è più pratico usare il Magmont che quello che faccio io. Il 90% dei miei set, di quello che vedi nei corsi, per gio gioco forza, a parte quelli che ho fatto sulle isole oppure durante i miei viaggi, ho qualcosa in giro. Eh, sono fatti qui in Italia dove mi incontro con la modella e ho una vettura, un'automobile a disposizione. Ovviamente gioco facile, mi porto dietro tutto quello che, che voglio, ok? Figurati, anzi, mi fa piacere aiutare. Se avete delle domande, fatele, siamo qua apposta. Quindi, monotorcia nuda con la parabola è un esempio di cosa non va fatto perché la torcia nuda è come tirare un pugno in faccia alla modella che è stata lì magari a truccarsi bene, a volte quando vengono delle clienti mi ricordo che eh, portavano delle truccatrici professionali perché ci tenevano, poi in realtà la differenza del trucco è parziale, è, è importante, non voglio dire di no, però non è che ti trucchi fighissima, la foto esce bene, sembra di dire una banalata, ma quando ti arriva la cliente questa cosa non lo sa, lei crede che deve vestirsi fighissima, deve truccarsi fighissima e poi la foto esce bella di conseguenza, assolutamente falso. La maggior parte di quello che vedi nei miei corsi proprio perché voglio garantire il massimo della replicabilità. Le modelle si truccano da sole, a volte non sono neanche truccate. E <ride> questo per far vedere che con un po' di make-up digitale, se sei capace, ma, ma anche senza, ok? Smonto tutto, eh, riesci a ottenere qualcosa di favoloso se sai come mettere le luci, sai come gestire la modella. Il ritratto emozionale, con un ottimo lavoro di gestione modella. Ma non amplifica, surclassa mi viene da dire il trucco, ok? Il trucco inteso come trucco. Poi è importante, se tu, ov ovviamente, vai a fare un lookbook dove vuoi il top, certo che anche il trucco è importante. Se hai un cliente che vuole la modella fatta in un certo modo, con eh, certo che, che è importante. La makeup artist è una, un artista vera e propria, se è capace, e molte volte addirittura la modella è più capace di una makeup artist perché conosce meglio la sua pelle. Quindi prova sempre a chiedere questa cosa prima di scattare, dille eh, come ti sai truccare, ti piace truccare. Perché questa è un'altra cosa, la modella a volte crede che tu vuoi obbligarla a truccarsi e lei ti dice: Ma no, ma io mi vedo meglio a luce naturale. Però è, è timida, non te lo dice, o meglio, è rispettosa, dice: Oh, chissà, questo è un fotografo, vuole farmi truccare da super fighe, adesso come faccio?. Dipana il dubbio subito, dille cosa ti piace fare nella tua vita? Quando ti esci ti piace truccare? Ti piace... Allora sentirai che ti trova le risposte più disparate. Sì, mi piace calarmi in questo personaggio e quindi col rossetto rosso mi sento più figa. Oppure dall'altra parte no, guarda, io esco meglio con un trucco naturale quando mi truccano non sto bene. Non forzare questa cosa, ok? Ci saranno altre cose che poi magari dovrai forzare a livello di pose e tutto. Quindi giocati le carte giuste senza spingere troppo. È eh, esatto, Makeup artist mua gioia e dolori. Spesso, guarda, mi spiace perché ho conosciuto make makeup artist che ringrazio, con cui ho collaborato, delle, ah, delle professioniste con la P maiuscola, ma spesso la makeup artist peggiora, spesso peggiora. Poi ricordati una cosa, e ecco, qua mamma mia, se c'è qualche donna in ascolto mi tirerà dietro le badilate, però introduciamo un concetto a livello di rapporti sociali molto importante, ovvero makeup artist è donna. Modella e donna. Donna più donna che non, si che non si conoscono prima. Attento perché questa è una miscela. Esplosiva e non voglio aggiungere altro. Quindi, eh, scherzi a parte, nei miei corsi di gestione modella spiego anche ci sarà questa makeup artist? Io mi fido di lei perché ha fatto questo e questo. Guarda questi lavori che ha fatto. Ma non ti preoccupare, perché sta a lavorare anche su di te. Make up artist mi raccomando, ricordati e ditelo sempre: tu non sei la leader della scena. La leader è sempre il fotografo, il direttore d'orchestra sei tu. Quindi, se la make up artist ma io vedo meglio, tu vedi meglio quello che io ti chiedo di fare. <ride> Suono un po' da uh, mamma mia, quanto, sono, quanto mi sento saccente quando faccio queste cose, quanto mi sento burbero. Però è la verità: quando la make up artist inizia ad avere più autorevolezza del fotografo, tu, fotografo non diventi meno autorevole in relazione al trucco, diventi meno autorevole in relazione a tutto il set, ricordatelo. Quindi accordi chiari, gentilezza, la mica parte di dirgli guarda voglio fare questa cosa qui se hai qualche domanda se hai qualche osservazione se vedi soprattutto che la modella non risponde bene come luci tu alla modella non dici niente lo dici a me in maniera discreta senza farlo capire alla modella perché la modella in quanto donna è vulnerabile sensibile su questa cosa se viene attaccata dal punto di vista personale si sente brutta tu non la recuperi o meglio fai un lavoro molto importante a livello di gestione per recuperarla quindi esattamente come dice Andrea Ciucci ciao che saluto eh, il... <ride> il risultato è abbastanza esplosivo. Uh, Aaron sei sincero ma mi piace, eh sì guarda è meglio essere sinceri, io sono molto diretto forse fin troppo a volte, quindi in questi casi per saper gestire alla meglio il set la cosa importante da fare è essere chiari, chiari e gentili, di polso ma chiari, e gentili. Andiamo avanti, però sono contento dai che si parli anche di qualcosa di un po' più trasversale rispetto all'argomento luci che ripeto io non trovo per niente palloso, però è tecnico, è molto tecnico, è fisico. Okay? e non fisico inteso come fisico della modella o in questo caso della... chissà se eh, Facebook mi dirà qualcosa qualche fenomeno in passato ha segnalato anche una mia foto di Lucy e poi se l'è preso nel... perché eh, Facebook mi ha detto ho capito che è un manichino ho dovuto dirglielo io, io ho detto guarda che è un manichino Fa scherzi a parte oh, ragazzi però le persone che segnalano le foto su Facebook non lo so io uh, pe penso che abbiano bisogno di uno, di uno bravo allora andiamo avanti e se avete domande, siete sempre qua. Eh, monotorcia nuda con parabola. Allora, monotorcia nuda con parabola. La parabola è quel cosino lì che c'è su, che serve per avere una luce dura. Si fanno tanti effetti. Ecco eh, la luce dura, non è che dico fa schifo non usarla mai. È una luce che contrasta. È una luce che per la creative shadow, anche lì ho fatto un corso intero solo sulle ombre creative che adoro perché è una cosa che ho fatto per un sacco di tempo. Poi alla fine ho detto: Ma che stupido, perché non ho mai fatto un corso? L'ho fatto. Eh, si usa la luce dura perché la luce dura è lontana, un po' come la luce del sole, è presente come lavoro la luce del sole. È lontana se tu vedi un'ombra di un albero, la vedi molto definita perché 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 l'albero definito ti tira uno scappellotto, sai? Perché la luce Sorgente è lontana rispetto all'oggetto che crea l'ombra. Più la avvicini, più la luce. Prova guarda, con, un, con una qualsiasi cosa, anche con un cellulare, prova. È una cosa semplicissima da capire. Quindi, quando tu vuoi creare un'ombra definita e con ombra definite intendo anche i dettagli, dettagli, ok? Puoi farlo spostando eh, lontana la luce. Diventa più brutta, ovviamente, perché è il contrario. E sta dall'altra parte, è la antagonista della luce avvolgente, diventa molto eh, dura come luce e quindi meno piacevole da vedere. Su un ritratto femminile, in realtà, anche su ritratti di uomini dove vuoi sottolineare le rughe, io quello che consiglio non è quello di scattarli con una luce dura può aiutare, ma gli fai un'ombra maledetta anche sul naso, questo ti rincorre, eh, ma è quella di fare una, un ritratto anche con un softbox a una persona di una certa età e poi contrastare il, il tipo di ruga, tutta quella che è l'esperienza che dà la vita il, il tipo di immagine con la post produzione. Uno perché lo fai in un modo più accurato, due perché lo puoi fare in modo selettivo. Quindi magari gli lasci l'ombra morbida sul naso e la, la ruga importante la fai risaltare. Ok? Vedo un po' di domande, vediamo. O, o no, osservazioni, ma le leggo comunque. Io organizzo, Maurizio Fogazza dice anche sfilate di moda per il sociale, bravo, e so cosa vuol dire combattere con make-up artist Styles stylist che spesso vogliono fare le cose di fantasia uscendo fuori dal tema e la sfilata, vesti, guarda, è un classico. Ma adesso io ho conosciuto veramente ragazzi in gamba che mi hanno salvato il... però porto questo esempio, vi racconto un po'. Intanto, ehm, bello divagare questa diretta che doveva essere di un'ora, so già che... No, non importa. Sto scherzando. Mi fa molto piacere stare in vostra compagnia. Voglio vedere se vado. A, se recupero quella che è il. Eh, la foto che vi dicevo. Vediamo se c'è. È un set dove. Mamma mia, quanto tempo è passato! di Un sacco di tempo fa! E quante foto ho fatto? Ecco questa qui era quella che vi dicevo in galleria Monte Napoleone. Che poi Ghisa sono arrivati. Ghisa sono i. Mm, Vigili di Milano, chiamati così perché hanno il berrettino di ghisa, sono arrivati anche lì e hanno detto: Ma ce l'ho, l'ho detto, Guardi, io non ho niente perché l'ho chiesta un sacco di volte e avete fatto i difficili. Non sto occupando solo pubblico, ma poi si, si impersonano tutti gli avvocati. ho detto: Però potete anche smettere di rompere le balle perché ho già finito. Boom! E ci sono rimasti un po' di C. Ci... Ecco, questa. Mamma mia, quanto tempo è passato! Di quando è che si parla? 2010, ragazzi. Dieci anni fa. Va bene, comunque, allora, la makeup artist che eh, è venuta in questa occasione è venuta con una modella. È stata una ragazza molto molto gentile perché per... c'erano tre modelle quel giorno che dovevano essere scattate da me. Adesso vabbè, eh, volevo solo trovare un po' il riferimento però non, non vado a dirvi con chi ha lavorato bene e con chi ha lavorato male. Vi dico solo questa cosa, la stessa persona che conosceva bene la pelle di una delle modelle, che è quella che l'ha portata, non perché ha voluto fare, perché poi ha regalato il trucco ad altre due. Una delle due, che poi è diventata molto molto brava come modella Alessandra, questa ragazza qua, che saluto se mai vedrà questa diretta, è una ragazza favolosa da fotografare, è stato il primo a fotografarla, poi ha fatto una carriera molto bella e sono contento per lei. Questa, questo tipo di risultato eh, che questa stessa make-up artist ha ottenuto è stato diametralmente opposto con le tre persone diverse, con una, quella che, che già di cui conosceva la pelle e... La ragazza conosceva lei, quindi una buona sinergia tra donne, tra amiche e un buon risultato. È stata comunque gentile anche con le altre, ha perso forse 40 minuti o un'ora a ragazza per truccarla, però secondo me, non ha, secondo me, anche secondo le ragazze che ha truccato, non, con una sì, media, con l'altra... Ah, mamma mia, quanto tempo, guarda queste cose qua, cioè Maui una volta faceva queste cose qua, ma ci credi? Che nostalgia. Torniamo al tema, se no vado troppo, ti, scherzi a parte, è bello anche... Eh... Ehm, divagare intanto. Comunque era per dire: attenti il riassunto è attenti se la Makeup Artist non conosce la modella, se tu non conosci come lavora la Makeup artist, se tu non hai un buon rapporto con la makeup artist, intendo un rapporto dove c'è una comunicazione profonda, dove fai capire a lei come gestire le tue modelle. Non rischiare piuttosto che non prenderla, perché ti stupirai di quanto riesce a fare tu con le luci, di quanto la modella di base arriva comunque con un trucco, lei si conosce, eh? modella uguale donna che esce, sa come piacere e sa come truccarsi. Quindi per quanto sia una pippa a truccarsi, si trucca comunque meglio di una make-up artist che non la conosce e magari non sa fare un bel lavoro. Il lavoro della make artist è difficile, è una make artist brava merita tutti i soldi che chiede, ma non è detto che lo siano tutte. Okay, quindi sincerati prima di come lavorano. Allora, eh, come si fa con le ombre creative? Sì, è un'affermazione, un credo, non una domanda, perché credo che tu il corso l'abbia fatto, che so conosca. Se fai workshop nei prossimi mesi, informaci. E eh, come dicevo, guarda, mh, ho un po' smesso di farli, anche se mi mancano, perché c'era molta energia, molta sinergia tra tutti. Comunque sì, ti fornerò tramite la newsletter. Per adesso sono concentrato in mettere tutto nei corsi perché riesco a raggiungere più persone. Workshop miei erano qualitativi, non costavano poco, erano, costavano tipo tre volte tanto quello che vedevo che vengono venduti o svenduti gli altri, però... Erano sempre full, pieni, ma a numero chiuso perché mi piace garantire la qualità. La stessa cosa faccio nei corsi. Nei, nei videocorsi metto molto, molto 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 più materiale. Poi è un'esperienza diversa, perché è chiaro che viversela dal vivo è un'altra cosa. Però sì, dai, magari qualcosa di, di revival mi piace, con, con qualche modella storica con cui mi sono trovato bene, mi piacerebbe rifarlo, magari adesso che viene caldo. Ci penserò? Dai, mi piace comunque che ti interessi, caro Adon. Eh, Francesco, ho detto la cavolata prima. Strobiliante 1 l'ho comprato. È la ricerca che suggerisce Strobiliante Small Light. Non lo trova. Ah, ok, guarderò, guarderò. Comunque, Strobiliante il primo è un must have. Andiamo avanti. Quindi, monotorcia nuda con parabola. Non usarla se non con una persona a cui vuoi male. Quindi. Se vuoi fare un dispetto chiami dici aspetta che tolgo il softbox metto la parabola shbam guarda come sei bella ma sei proprio sicuro sto scherzando beauty dish beauty dish è una luce usata per eh, la fotografia beauty contrastata io uso quello ce ne sono di due tipi quello con all'interno il coating il rivestimento bianco e quello con il rivestimento silver per me il rivestimento bianco è un po' un controsenso perché il beauty è per natura sua contrastante, luce bella mm, spaghettata, e quindi mettergli un bianco che ammorbidisce non ha tanto senso. Eh, aspetta, eh, prima voglio dirti una cosa: perché prima mi sono perso via per chiudere questo discorso, qua è venuto in mente adesso. Il fatto che io abbia usato un pannello riflettente o gobo. È indicativo anche per una cosa, se tu hai un soggetto e una parete bianca vicino, quindi una casa con una parete bianca, perché è bianca? Perché se la usi colorata ti tira dentro una dominante colore, la luce che spari da una parte, quindi quella del flash è bianca, la luce che spari dall'altra parte ovviamente eh, non lo è se è di un altro colore, può essere un'idea, quindi puoi ottenere lo stesso identico risultato, se fai mettere il soggetto vicino a una parete bianca quindi senza portarti niente, ok? Quindi molto molto comodo questa cosa, e di conseguenza, secondo me, la puoi sfruttare quando sei in giro è una cosa in meno che porti. Anche per questo lo puoi tagliare. Io gli ho messo delle cerniere, sai, quelle? sempre anche lì ambito muratoriale. Tutto il mio fornitore principale di strumenti strobiti della ferramenta, come hai capito, <ride> e quanto più lo pieghi, tanto più è trasportabile. Se, se c'è una parete vicina, questa cosa la ottieni in maniera comoda anche senza portarti una, un pannello del genere. Ok? Andiamo avanti, torniamo al beauty. Beauty dish lo puoi usare anche come luce da sola, tant'è che in Strobigliante Big Bang. Io l'ho utilizzato come luce da sola. È una luce che però è un po' uno strumento poco da usare solista, è uno strumento che canta bene in coro, ok? Quindi che puoi utilizzare per sottolineare gli occhi, per fare uno scintillio negli occhi, puoi utilizzarlo per fare magari una sottolineatura di una parte del corpo, per esempio se la modella utilizza un intimo dove c'è un pizzo che vuoi sottolineare, che vuoi contrastare, questa cosa può essere utile, il beauty dish è veramente figo. È uno strumento molto creativo. Cos'è quel padellozzo in mezzo? In realtà nasce come architettura del beauty, quindi serve proprio per diffondere la luce in quel modo. È il caratteristico, adesso qui non riesco a ingrandire abbastanza, ma lo vedi nel riflesso che ha quel tondino in mezzo, anche carino, secondo me è una firma di stile in, 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 simpatica. E soprattutto fa una cosa intelligente, non acceca la modella, perché è la luce diretta della bare light, quindi della luce nuda o bare bulb. Dico sempre le cose in inglese perché se trovi qualcosa come didattica lo trovi spesso anche in inglese. Poi perché mi piace, rendono di più anche il termine strobist arriva da stroba ed è inglese. E quindi dai, un pochettino ci buttiamo dentro anche questi inglesismi che ad alcuni piacciono, altri no. però a me piacciono e quindi te li dico. Allora, eh, la luce nuda che cosa fa? Oltre a fare una buona rifrazione all'interno dei bank, uccide. Uccide la modella perché se tu non glielo dici, questa ti odierà per tutta la giornata perché tu gli spari la luce in faccia e questa qui non se l'aspetta e dice: Non ti dirà mai se fai una figuraccia subito. Quindi, la prima cosa che dici quando hai a che fare con un soggetto, modello modello che sia, è guarda che sto per iniziare a scattare con queste luci, tu le vedi spente perché la differenza tra la luce continua è che vedi quanto da fastidio, come io adesso una luce continua che mi illumina qui a, a sinistra. Senza bank, infatti, vedi qua? Guarda che, che tipo di, <ride> di pelle lucida che mi fa. Forse anche il sole di oggi che sembra un'aragosta. Accidenti. Vabbè, eh, ti stavo dicendo quello che hai. Come luce continua è facile da capire, l'occhio si adegua, quindi non devi spiegare alla modella lì c'è una luce perché la vede e quindi se le dà troppo fastidio, magari la vedi un po' stia, invece la luce flash è spenta e quando tu la carichi, specialmente le monotorce che sono, lavorano ad alta potenza, le tiri un lampo unico da 1200 da 600 watt secondo, che potrebbe essere fastidioso. Il bang da meno fastidio, avvisala. avvisale soprattutto le dici: questa è una carineria, le dici: guarda, la primo, il primo scatto che facciamo, non guardare direttamente lì, magari dopo te lo. Chiederò, prova a vedere se ti senti confortevole con questo genere di luci. Quindi, il beauty che ha questo genere di modifica all'interno della, della sua parabola è fatto un po' per l'architettura di luce nativa, per proprio la luce da beauty dish. E un po' anche come conseguenza il fatto che non abbaglia il soggetto. Quindi, è interessante anche per quel motivo. Lì vedo un'altra domanda. Valentino Pivesan l'utilizzo del ring light, come lo vedi, vorrei acquistarlo. Ma allora, mh, va bene, io ti dico: non lo uso, ce l'ho. Eh, la, la ring light in generale può essere intesa come eh, diverse strutture, ce ne sono di diverse. Io ti dico: mh, non lo utilizzo. Quindi, come sempre, mi piace parlare delle cose che utilizzo. Non c'è niente di sbagliato in luce, puoi anche trovare una luce artigianale fatta a e dirmi c'è gente che se la costruisce, no, più le luci continue che il flash in realtà perché il bulbo flash non è così malleabile come eh, non si trova facilmente da, da fare delle autocostruzioni, però ne ho viste alcune che sono molto creative, ho visto gente che si mette dei neon a V, Luce continua, parlo. Eh. Io non, non mi piace la luce continua, la trovo meno comoda, meno, meno portatile, meno tutto. Quindi sono proprio due scuole diverse. Me avete chiesto tante volte: eh, dite, ma perché è tu che hai queste conoscenze di luce non le sfrutti anche in luce continua? Guarda, perché sono due cose differenti. Eh. come a chi piace la moto da cross, chi piace la moto da strada, non c'è un meglio o peggio secondo me io vedo più pro per esempio per quello che è il mio genere di fotografia scalda di meno, più portatile più lampi alla stessa potenza la luce continua è sempre accesa anche quando non ti serve scalda anche troppo l'ambiente in alcuni casi fa sudare le persone ok? adesso magari ci sono delle luci a led che lavorano meglio però io per, per mia scelta faccio luce continua anche i lavori di still life che uno dice ma lo vedo meglio con la luce continua certo hai una preview di luce migliore però credimi il fotografo bravo si distingue per la velocità, fotografo che sa usare le luci, per la velocità con cui fa il setup di un set. Che tu usi la luce continua, la luce strobist. Io una cosa che per esempio mi ha stupito è quando ho insegnato a dei fotografi professionisti con più esperienza di me che usavano le luci continue anche al matrimonio per esempio perché magari c'erano già lì per il video sono impressionati in quanto poco tempo riesco a fare un setup di luci perché gli sposi non ti danno tempo non ne hanno non vogliono quel giorno lì magari magari arrivano da te perché vogliono un set particolare, allora sei tu che gli dici un'ora ti tengo da parte, però se tu sai scattare in strobist e lo metti anche all'interno di... Eh, tra l'altro c'è ancora sul mio sito, anche se ultimamente ho spostato un po' i miei lavori più sulla didattica, vai a vederti www.storiedimatrimonio.com con eh, tra i miei grandiosi colleghi che sono veramente bravi, trovi le mie foto, le loro. Eh, c'è molto lavoro fatto in strobist durante il matrimonio, voi pensate, alcuni pensano che noi abbiamo tutto questo tempo a volte aiutati Due minuti, ai tre minuti, e quindi fare un setup di luce smart veloce è fondamentale. Hai tempo? Non fa niente, te lo occupi in altre cose. Gestione modella, capire cosa vuole la modella, mettere su un briefing veloce dove è tutto più importante della parte tecnica delle luci, perché la parte tecnica delle luci piace a noi nerd luminosi, perché ci, ci va di star lì a infrolloccarci con le luci, ma non hai una lattina di Coca-Cola da fotografare, è una persona che si scazza, che diventa, eh, si annoia, che anche se ti dice sì va bene, resisto, quello che io chiamo picco creativo, nei miei corsi faccio spesso riferimento a questo cos'è il picco creativo? è il momento di massima creatività del soggetto c'è solo uno eh? ce n'è solo uno in, in un micro set di 5 minuti hai un crescendo ok? immagina una curva ellittica che sale e poi scende subito un'altra volta non pensare che la persona, la modella brava stia lì boom 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 e ti butti una posa alla Zulander, una magnum alla Zulander, una dietro l'altra non, non funziona così eh, tutte anche quelle più brave hanno sempre un picco creativo e tu devi sapere cogliere quel picco e in quel picco lì più tu ci metti tempo a eh, fare il setup di luci più questa si annoia, non vuol dire che non puoi però per esempio se tu impari a fare un setup di luci mentre lei si sta truccando già hai tanto di guadagnato, se tu lo fai dopo mentre lei è lì, mm, si annoia un po' di più poi si sì, sta lì, anch'io l'ho fatto a volte però ok, e il fatto di utilizzare la luce eh, strobist velocemente ti permette di avere una, una capacità di riadattarti anche quando c'è un errore. Negli ultimi corsi, specialmente, faccio vedere eh, delle cose che neanche ho pensato prima. Quindi mi invento il set in giornata. Sai perché? Perché faccio più errori e vedi come li correggo. Ma nel giro di un'ora. Tiro fuori comunque una foto, come faccio? Non penso di essere un genio, semplicemente ho una struttura mentale, un approccio, che è quello che ti insegno, a essere più flessibile, ok? Quindi non uso l'esposimetro. So che se non ho dietro un pannello fatto così, magari trovo una camicia bianca che ho in giro, la metto lì per riflettere. E ho lavorato con persone durante i matrimoni a cui faccio, ripeto, i colleghi che tu vedi su storiedimatrimonio.com, che sono ragazzi che vanno ancora alla grande con i matrimoni adesso e che saluto. Eh, loro sono veramente in gamba nel riuscire a ottenere tanto con poco ed è una caratteristica che quel giorno lì del matrimonio, ma in generale quando tu fai un set esterno, hai veramente come un asso nella manica. Quindi eh, il discorso di impara a vivere con poco, un po' la MacGyver, <ride> la filosofia di MacGyver o di Hannibal Smith dell'A-Team. Per chi è un vecchiaccio come me se li ricorda, è sempre la migliore, sempre quella più vincente. Ok ragazzi, andiamo avanti, dai, io pensavo di 19.45, siamo a un'oretta e un quarto tipo di diretta, credo, quindi già fuori un pochettino, ma dai, ci stiamo ancora un attimino perché voglio farti vedere almeno tutti questi qua, se poi avete altre domande, fatemele. Questo è l'Octabox, con sul grid, eh, due parole sull'Octa e sul grid. L'Octa a qual è la differenza tra un Octa e un, eh, e un Box rettangolare? Non vi faccio la domanda perché non so quanto tempo arrivano dopo le mie cose, non voglio stare qua 10 secondi frizzato. <ride> Ciao Andrea Tosi, e grazie Serpedons, Pedons. Dettagli preziosi importantissimi, sono felice che apprezziate eh, la forma, ragazzi. La forma c'è altro? No, il modo in cui diffondono la luce se hanno dentro una doppia. Ecco, quando comprate l'Octa, quando comprate i bank, guardate che abbiano sempre dentro una doppia, un doppio rifrattore di luce, quella, eh, quella pellicola che c'è fuori non pellicola, quella, io la chiamo fettuccia, qualcuno mi dice fettuccia, ma voi ma che sa parlare, fettuccine, eh? mi piace che chiamare la fettuccia, quel pannello di stoffa, di materiale traslucido, in realtà non è stoffa, ce n'è uno fuori e uno dentro, perché ce ne sono due? Per lo stesso motivo che ho spiegato poco fa, perché i fotoni che si scompongono dentro continuano a rimbalzare all'interno e vengono più scomposti, abbassa di più la luce, quindi uno dice, ah ma me l'ha messa dentro, ma io vedo che mi, mi serve più potenza per usare questo, sì ragazzi vi serve più potenza, però la luce è più, Qualitativa. quindi se la potenza non ce l'hai ma non credo eh vabbè toglilo se la potenza ce l'hai mettila sta, sta, sta doppio, sto doppio strato dentro perché va a diffondere anche questi l'ho spiegato bene nei miei corsi quindi non sto cioè, con tanto di disegni e tutto quindi è, è tutto chiaro adesso se qualcosa non ti è chiaro eh, te lo spiego velocemente però è un corso un pochettino così pur parlè questa sera un'infarinatura dai eh, spero di essere andato anche un po oltre di dati dei concetti che ehm, Magari non metto nei corsi, anche perché c'è una diretta. Quindi, se vuoi chiedermi altre cose, sono qua. Che cos'è il grid? È la griglia, non costa poco in relazione a quanto costa un bank può anche costare il 20-30% del bank oh, quella roba lì non la compro costa troppo no prendila perché fa diventare la luce più selettiva e durante i miei corsi live adesso non voglio fartela lunga più di tanto ma ci sono diverse lezioni vediamo un po' se la trovo dove faccio proprio vedere allo studente la differenza tra mettere la, il grid o non metterlo e cambia tutto a livello di selezione di luce ok vedi questo è griddato questo è non griddato e eh, in pratica hai una definizione e un controllo della luce migliore con il grid senza Uh, grid hai meno controllo la qualità della luce? Qualcuno pensa che diventa più dura, più contrastata col grid sbagliato è la stessa, non cambia niente, cambia solo che il canale di luce è più selettivo. E quindi uno dirà, uh, Ma allora lascialo sempre sul grid. Infatti, <ride> nella maggior parte dei casi, lo, lo lascio su, solo in alcuni casi, quando voglia di sporcare, ma perché io decido che voglio sporcare la luce. Farla diventare un po' più larga, un po' più ampia, allora il grid lo tolgo, ok? È tutto qua. Il grid serve a quello, però è tanta roba perché la vedrai che più scatti in strobist, più hai voglia, più brami di controllo, più sai definire quella luce lì la voglio solo per i capelli, quella luce lì la voglio solo per il seno, quella luce lì la voglio solo per la parte dei jeans che poi hai visto prima. Beh, ragazzi, se ho fatto dei corsi un po' più lunghi è perché ovviamente non posso spiegare tutte queste cose in una diretta veloce. Però, per dirlo semplicemente, mi piace poi farvi vedere queste cose, io adoro insegnare, quindi non riesco a non dirvele. Eh, quando tu sei, eh, quando tu usi un bank, vedi che puoi girarli, puoi inclinarli. Quindi le soluzioni creative sono tantissime. Quello è un altro pannello da muratore dove vedi vado a metterlo lì, lo metto per farti vedere che in modo meno eh, più selettivo io vado a mascherare. Si chiama proprio così in termini tecnici la luce e non la faccio arrivare sulla faccia, anziché farlo in fase di sviluppo, lo faccio già in fase di scatto. Ok, allora eh, va bene così. Grazie. Andiamo su. Approfitto per una domanda un po' fuori tema: parli di pico creativo? È meglio fare più pause per non stressare la modella o approfittare del momento creativo della modella? Grazie. Allora, Stefano, banda molto interessante. Intanto mettiamo una fotina di sfondo così per, uh, per ingrandire un po'. Eh, con lotta eravamo qua anche qui la risposta è soggettiva ma cerco di darti una formulina che sia applicabile spesso o più volte delle, o nel più dei casi io nei corsi ovviamente mi devo fermare perché faccio delle cose io, la differenza fondamentale è che quando io faccio il corso, parlo, sono concentrato sia a spiegare che sulla modella. Ultimamente, ho scelto alcune volte di ridoppiarmi. Per me è un lavoro doppio, ma è un prodotto più qualitativo perché tu vedi esattamente cosa faccio con la modella e poi ti spiego, parlandomi sopra, in debriefing, eh, cosa secondo me è più utile. Io, visto che io, se non avessi mai visto una cosa così, capirei di più. Quindi, non tenere presente come dogmi i miei tempi, i tempi che vedi nei video. Io a volte ci metto di più, a volte ci metto di meno per esigenze, chiamiamole così, sceniche. Quello che ti consiglio di fare è di fare la, il, il crescendo è fatto da diversi step, da diversi slot. Per farla breve è, parlo al telefono con la modella, le spiego il progetto, poi per alcune devi vederle, altre le vedo. La vedo il mattino, il pomeriggio, le parlo, non inizio subito a scattare, si scalda l'atmosfera, si scalda eh, il um, rapporto di intesa tra di noi perché tu capisci cosa voglio da te, io capisco cosa tu vuoi da me. Arriviamo a quel punto lì. Queste sono le basi, ok? Senza queste, di picco creativo, non se ne parla. È una premessa, però, volevo farla. Da quel momento lì in avanti c'è un crescendo a livello tecnico, quindi la luce è sbagliata, così c'è un crescendo a livello di rinforzo psicologico, tu con la modella devi. Darle questa forza facendole spiegare, facendole capire che tu credi in lei, che questa cosa funziona, solo quando vedi le prime foto gliele fai vedere. Questo è un mini corso di gestione modella, ma bene o male, ehm, c'è cioè una sintesi. Ti do dei consigli preziosi, molto utilizzabili su questa cosa. Quando tu vedi che c'è questo picco creativo, sei tu che, come un dottore, come, una, come uno specialista sai capire quanto tempo ci hai messo per crearlo, quanto questo picco rimane attivo. Quanto è replicabile il picco creativo? In base a queste cose qua, se una modella ti offre, per esempio in quel set lì, tu hai le luci pronte, ti senti carico tu e tutto funziona e vedi che questo picco tiene, io a volte sacrifico la stanchezza, chiamiamola così, della modella e dico dai, tieni duro, tieni duro, sta uscendo, ce cioè, la carichi sempre di più per vedere che ottieni il risultato ed è meglio magari far durare un po' di più quel set lì, quel micro, micro set, piuttosto che farne un altro. Parlo sempre di tranche di 5, 10 minuti, 15, farset di un'ora di fila due. Se sei una persona che invece sa accomodare la, la modella in maniera, hai una fisiologia di gestione modella più lenta, quindi lasci delle pause mentre lo fai, le dai il bicchierino da bere, di roba alcolica, beh, no sto scherzando ovviamente, non prendetemi in parola, eh, sei più, non dico più accomodante, ma hai una fisiologia più lenta nella gestione della modella, allora, allora hai un mono set un po' più lungo. Però la logica è, il picco creativo, quello vero, Arriva solitamente dopo, lo vedi anche nei miei corsi: questo dopo due, tre set: quindi il primo lo butti perché è un test, è sempre un test, poi magari qualcosa esce, però il primo lo butti, uh, il secondo è già quello bello carico il terzo è quello dove c'è conoscenza tra te e il soggetto e in quel momento lì i picchi creativi sono di più ok lei crede di più in te tu gli hai già fatto vedere le foto lei magari ti ha dato detto io voglio per a fare così che cosa ok tu io mh, vorrei fare questa cosa con te però eh, dai cosa te ti fidi c'è cioè, già intesa ok in quel momento lì i picchi creativi sono veramente tanti quando inizi a vedere stanchezza stanchezza hai due scelte ed è lì il momento difficile. Sei stanco tu, ovviamente stanca anche lei. In quel momento lì dici: Ho ottenuto quello che volevo. Dai, qualche foto in più da aggiungere, non è male. Divertiamoci, però in maniera leggera, magari cambiando mood, cambiando tipo di scena, cambiando come vuoi. Non hai ottenuto il risultato, tu ti devi impegnare molto in quel momento perché lei sta perdendo il picco creativo, sta diventando stanca. Tu Ovviamente è fisiologico, perdi energia, ma in quel momento devi fare il turbo boost, devi schiacciare quel, quel turbo power che hai da qualche parte e devi avere tenuto per tirar fuori tutta la tua energia, darle la sicurezza e tenendoti il vantaggio, avendo il vantaggio di tutto quello che le hai comunicato durante il giorno perché c'è stata una comunicazione, lei sa cosa ti aspetti da lei, allora gli dai la spinta finale, però il riassunto è che la scelta è sempre tua, quando tu vedi che c'è un risultato e sta arrivando e sei su un filone creativo, a volte la modella te ne spara venti di fila che sono una più bella dell'altra e solitamente a fine set in quel momento lì o sei veramente goloso come me, ne vuoi altre oppure dici ora ce l'abbiamo, ok, ce l'abbiamo cambiamo set, oppure dici non è proprio quello che volevo e io consiglio sempre una cosa, dirlo al soggetto, dire guarda eh, la frase che ti confeziono e usa proprio questa è: Guarda, per oggi io sono soddisfatto e abbiamo ottenuto già qualcosa di buono. Vorrei chiederti se ti va di, di investire ancora un attimo di tempo con me e portarci a casa qualcosa di ancora più bello. Mai dire non ho ottenuto quello che volevo perché boom, 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 boom fine giornata. Questa si me la distruggi e quindi non ottieni più niente. Mai essere negativo tu o mai far vedere la tua negatività ed è difficile mascherarla in questi casi, ma impara a farlo perché la persona che hai di fronte non vede la tua fotocamera, non capisce cosa stai facendo. L'unico modo che ha per capire è di riflesso a quello che vede fatto da te. E quindi se tu non le comunichi qualcosa di positivo, qualcosa di rassicurante, lei ti cade completamente e tu non la recuperi più. Ok, sono andato un po' lungo, però spero di averti dato una <ride> risposta completa. Andiamo avanti. Ovviamente dimmi, eh, se ho risposto alla tua domanda o se hai altre domande in merito, mi fa piacere soddisfare tutte le richieste. Dai, non manca molto, quindi l'octa da sotto che riempie, con il beauty da sopra, questo, per esempio, è una ottima risposta, grazie mille. Mi ha risposto alla grande. Bueno, allora sono contento di averti dato una risposta soddisfacente. Tra l'altro vedo che anche i tempi di. di... I feedback con cui vedo le domande eh, mi sembra abbastanza indiretta come cosa. Poi sto provando appunto una regia nuova e non lo so per cui no, non posso saperlo. Però vabbè eh, va bene così, riesco a rispondere in maniera adeguatamente veloce, quindi sono contento. Quindi andiamo avanti, questo cos'era? L'ultimo? No, ce n'è ancora, vabbè. Qui avevo i primi autocostruiti. Poi questo ammetto che me lo sono comprato: eh, quel, il modificatore a taglio di salame, però la prima volta ho voluto provarlo, sempre dal, dal Ferramenta Articoli Edili. Mi sono preso questo tubo che è un tubo dell'acqua. Dell dove ho messo dentro un tubo di scarico, dove ho messo dentro del materiale. Eh, L'avevo rivestito con del materiale eh, riflettente, tipo una pellicola poi, poi l'ho usato comunque l'effetto che fa è lo stesso eh? il taglio di luce che esce è lo stesso che cosa serve? quello serve per illuminare lo sfondo senza illuminare la modella sostanzialmente vedi? illumina un pochettino lo sfondo senza sporcare la modella la modella è illuminata tutta e semplicemente da Beauty a sinistra in orchestra con l'Octabox da 109, 109, da 109 cm di diametro a 80 cm sono già luci un po' più complesse Fai prima a provarle che a spiegarle, vedi i corsi, vedi come le, le, le uso io, ti lasci ispirare, non c'è bisogno che replichi esattamente al millimetro quello che faccio, assolutamente, anzi. La parte bella di Strobist è un discorso di eh, creatività, ho zoomato, Cosa che devo zoomare? Qua, scusami. <ride> Ecco, spero che si veda. Mamma mia, che figuraccia che mi fai fare. Era meglio che mi chiede non, mi... non me lo chiedevi di zoomare. <ride> mm. Qui ci sono anche. Ecco, questo è per esempio un pannello di Creative Shadow. Come funziona maui Non te lo dico, lo vedi in Creative. No, non potrei spiegartelo qua. Se non ho un esempio, e poi l'esempio è tutto su. Um, file, foto che non si possono mandare in diretta in questa fascia protetta, e invece all'interno dei corsi lo vedi. Niente di scandaloso, però ovviamente perché? Perché il, la creative shadow, l'ombra creativa, per me si spalma meglio su un corpo nudo, preferibilmente non tatuato. Ok. Quindi è quello, fotografia è quella lì, io poi uh, visione personale nel nudo non ci vedo niente di male, siamo nati così e ci sono tante belle opere che sono nude, la volgarità può essere anche vestita ragazzi, la volgarità io la vedo più oggi in persone che la ostentano vestendosi in un certo modo che in persone nude che se ci pensi è quasi un controsenso vedere la volgarità nel nudo perché siamo così in natura, che cosa c'è di brutto nel nostro corpo no? Poi meglio vedere una, una donna nuda che un uomo, secondo me non perché sono uomo ma perché la vedo più artistica, Beh, senza l'arnese la, la, che vola, però questo è un gusto personale. Dai. Allora andiamo avanti e di nuovo qui ci sono altri esempi, la facciamo un po' veloce adesso dove di nuovo orchestra spostando la distanza dell'otta, guarda come cambia il, il risultato, ok? E qua siamo tornati all'inizio e quindi penso di avere fatto vedere un po' tutto, ovviamente un corso, non è un corso questo, è una diretta dove ho se selezionato quelle che sono state le vostre preferenze, ho parlato un po' di luci, questi tipi di, eh, di screenshot magari ve li metto a disposizione nel gruppo, nel gruppo Facebook chiedilo al Maui, metto un link di download dove eh, queste qua di cui ho parlato nella diretta, Potete scaricarvele così, vedete anche, magari, in maniera un po' più definita, quello che sono le, eh, i dettagli di scatto. Se vi va, lo utilizzo come materiale, come dicevo, propedeutico ai miei corsi live e eh, di fatto. È un promemoria per non stare a obbligare le persone a prenderli appunti, un po' come nel corso dove, cosa bella dei corsi secondo me è che non devi prendere per niente appunti perché hai tutto lì, se non ti ricordi qualcosa io li ho divisi appunto in capitoli rispetto all'inizio che facevo dei monoblocchi da un'ora, un'ora e mezza adesso sono tutti divisi, in Camera Raw mi scuso, eh, nell'ultimo modulo perché alcuni, corsi, alcuni capitoli sono andati lungo ma eh, c'è veramente tanto da dire, il modulo di sviluppo di Camera Raw ragazzi è un motore, è il motore di Lightroom poi no, è un'interfaccia diversa io lo trovo, lo preferisco su foto perché è un pochettino più veloce? C'è chi preferisce Lightroom, è lo stesso. Diciamo che con Camera Row puoi sbizzarrirti poi perché è già dentro Photoshop. Non è che con, con Lightroom non possa importarla in Photoshop, però è già lì. E poi vai a sapere perché è più snello. A parità di potenza del computer, Camera Row gira meglio che Lightroom. Quindi questo non me lo spiego. Spero che gli amici ingegneri di Adobe lo uh, snelliscano, no? Perché è di fatto... È lo stesso motore, è bello, a molti piace di più Lightroom, eh? chi, ci sono proprio due scuole, c'è chi usa Lightroom e non vuole usare Camera Raw e Photoshop e viceversa, io uso tutte e due per farvi vedere, mi diverto con tutte e due, ho creato preset per tutte e due, quindi li uso, sono ambidestro, mettiamolo così da questo punto di vista, però ho un minimo di preferenza su quello che è Camera Raw, le ultime versioni sono potentissime, veramente qualcosa di, hai uno strumento in mano per sviluppare il digitale, il, digitale, il negativo digitale che è pazzesco. e i tre pilastri tre, sono sempre gli stessi. Gestione dello scatto, gestione modella, composizione importante, divertente. Luci, che è l'altra la, parte che insegno, tre cose che insegno e post produzione. Non possono non possono non convivere, ok? Se vuoi il controllo completo Magari poco, ma devi saperlo fare di tutto perché mentre scatti sai come post produrlo. Quando post produci sai cosa avresti dovuto fare quando scattavi. La luce la devi saper mettere, la gestione modella anche. Se scatti, ovviamente, con eh, se fai ritrattistica femminile, che è un po' quello in cui sono specializzato. Questa settimana mi ha fatto piacere perché mi state chiedendo molto anche corsi di paesaggio di post produzione li ho, l'ultimo Photoshop ha dentro diversi passaggi proprio sul paesaggio, quindi è molto valido. Ovviamente io sono fotografo ritrattista e sono specializzato in quello e credo che una persona possa dare il massimo davvero tanto e avere tanta esperienza su mh, non tutti gli argomenti, ok? Poi c'è chi insegna di tutto e va bene, però io principalmente so dirti esattamente cosa succede nella testa di una modella quando la fotografi So dirti da lì come portare fuori l'immagine tramite le luci giuste e snellirla, e so dirti esattamente come fare a post-produrla. Secondo me non è poca roba, non riuscirei a far di tutto con, uh, con le montagne, con i paesaggi, con la foto sportiva. Quindi mi sono specializzato in questo. So di essere um, un po' più uh, verticale e focalizzato su questo. Quindi mi spiace, ma chi mi chiede non è un discorso di business perché um, altri buttano dentro altri docenti, dicono che insegnano loro, poi chiamano, ma per me è più pulito che ti dica, tutti i corsi che acquisti sono insegnati da me con l'esperienza fatta direttamente su campo. E questo è il modo in cui insegno tutte le cose che mi piace insegnare, solo con esperienza diretta fatta da me. Quindi se mi chiedi qualsiasi cosa, se ti piace la mia tecnica so dirtela. Non sono geloso di quello che ho imparato, credo veramente che il crescere, il far crescere altre persone sia un crescere per noi stessi, il trasmettere quello che tu hai imparato sia un modo per diventare davvero, in qualche modo uso un parolone, eterni, perché... Quello che tu hai dentro non rimane dentro di te, ma si espande, evolve, diventa più bello perché tu prendi quello che ti ho dato io, lo fai diventare ancora più, più grande col tuo stile. Per me, questo è soddisfacente. Per tutto questo, per me, è la parte bella dell'insegnare. Ok? E credo, davvero, spero che si senta che passi attraverso eh, non solo questa diretta, ma i miei corsi. Ragazzi, io direi che siamo arrivati alla fine. Spero che questa diretta ti sia piaciuta, ti sia servita, ti serva in qualche modo. Magari poi ne farò altre verticali. Manderò ancora un, un questionario per sapere che cosa volete, di cosa volete che parli. Io ti ringrazio davvero tanto. Per... Vediamo un po' se ci sono altre cose. Pienamente concorda che il nudo femminile è meglio del maschile, è più armonioso. Good, Maurizio. Good, good, good. Abbiamo la stessa idea su questa. Io vi saluto eh, con, una, con un abbraccio, con un augurio, vi faccio i complimenti come sempre. Mi fa un sacco piacere vedere un sacco di gente che in questi giorni ha investito nella crescita personale, nella formazione. Non sono cose che vanno perse assolutamente, andrebbe perso il buttarsi giù. So che non è facile, so che. Non è semplice avere anche la testa per formarsi in questi giorni, quindi i complimenti sono doppi, non solo perché hai il tempo, ma perché hai la testa e la capacità di capire che in qualsiasi cosa tu stia studiando stai facendo una cosa intelligente. Investire in formazione personale è evolversi, evolversi è la chiave per stare al mondo in modo vincente, ok? Grazie a tutti voi, eh, felice abbiate apprezzato, noi ci vediamo nei corsi, nel gruppo di supporto chiedere al Maui, fatemi sapere se l'ultima pazzia che ho fatto che è stata quella di aggiungere nove ore di didattica al corso di Photoshop vi è piaciuta, secondo me c'è veramente tanta roba bella di cui eh, divertirsi quando usciremo e spero presto usciremo a scattare ancora e a post produrre come se non ci fosse un domani. È stato piacevole e interessante. Quando la prossima diretta, Michele, la faccio. Dai, spero che in questi giorni riesco a ricavare un po' di tempo. Vedo di incastrarla tra i miei impegni perché, anche se sono a casa, purtroppo, per fortuna, sto lavorando molto. Quindi eh, farò, 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 farò perché mi è piaciuta. Intanto vi mando, eh, spero siate tutti iscritti alla newsletter, vi mando una, una mail, come sempre col questionario, per sapere su che cosa volete farla. Propongo gli argomenti e voi mi dite su che cosa vi fa piacere. Fatemi anche sapere se questa vi è piaciuta, condividetela con chi pensate possa eh, goderne come voi e ci vediamo presto. Un grande, un grande abbraccio dal Maui. Alla prossima, ciao! 专门得到。